Ma buonasera! Buonasera! Come state? Spero tutto bene. Perché mi sembra tanto tempo che non andiamo in live con Idra? No, sembra un sacco di tempo, in realtà abbiamo eppure solo saltato non... un appuntamento. Ma... No, ma neanche, perché dovevamo farlo martedì, ma... Ma il martedì di solito non c'è. Di solito non c'è. Chiara. No, però no, non è, mi sembra, ma non è così, perché in realtà è giusto. Ci Anche sia, giovedì ci ha dato buca perché ha detto che questo è un progetto femminista tossico e gli fa schifo. Quindi non... Però gli ha dato la mazzetta e ha... E ha comunque accettato perché ma Crepaldi... Non lo vedo. È qui! Ecco! Ciao Marco! Solo perché siete ancelle del patriarcato. Ah, la musica. Aspetta che c'è il Piper qua dentro. Sai che ci ho suonato al Piper? Sai che ci ho cantato al Piper? No, vabbè, sai che c'ho più. Sai che mo so comprato il Piper. Buonasera. Allora, un secondo. Prova audio per capire prova. Se sentire prova. Tutti. Allora, Grevaldi io sento poco. Perché mi avete chiamato Grevaldi? Dovevi decidere tra Grevaldi e Simpaldi, direi che ti è andato bene con Grevaldi, guarda. Ma è una cosa fare. Così scherzosa. No, lo so, lo so. Dove è nato il meme? Al Cerbero. No, io non lo so. Al Cerbero, al Cerbero. Da un guru del rimorchio che Maga ha detto che assomigliava a me, però la mia versione negativa. Esatto, sì. Ma è colpa mia perché continuo a dirlo perché mi ha fatto troppo ridere all'inizio quando l'ho sentita. Allora mi è rimasto qua e ogni volta che lo dico mi fa ridere e quindi è colpa mia. Parla un po'. Ho deciso di tenerlo. Parla Marco. Prova. Quindi abbiamo chiamato. Io lo sento meglio adesso. Secondo me è meglio così. È un Marco potentissimo. L'hai abbassato. No, prima l'avevi abbassato troppo. Prima adesso... sì, prima l'avevo abbassato troppo. Adesso è giusto. Vabbè, adesso. Marco, che ne pensi dello stato illegittimo? No, scherza. No. Come iniziare? In difficoltà.
Come inizio di cosa parleremo, tra l'altro, perché non mi ma neanche io, guarda, in realtà, è tema libero. È tema chiacchierata. Oh mio Dio, allora vabbè. Allora finiamo domani mattina. Abbiamo deciso di metterti a tuo agio, tu hai chiacchierate libere. No, in realtà avevamo un punto dal quale iniziare poi a sviluppare un'argomentazione, una chiacchierata. Sì, sì. Che era, diciamo, quell'articolo che ti sei soffermato anche a commentare, per il quale hai ricevuto anche diverse critiche sul, ormai è passato un po' di tempo, però, sul terrorista incel, no? Ricordi? Sì. Quello certo. Ecco. Quello sì che è Grevaldi. Quello. Ma ho fatto 3 post su quella cosa lì, quindi è stata abbastanza controversa, ma perché c'è un po' 2 correnti di pensiero: chi pensa che gli incel devono essere per forza quelli misogini e chi, come me, pensa che l'incel possa essere misogino o possa non esserlo. Quindi diciamo che da questo punto di vista non c'è una voce sul dizionario che descrive chi è, cioè c'è la voce che descrive l'incel, però poi ognuno gli dà il significato che vuole. Quindi certo, dipende da che significato gli dà una persona. Se per voi o per chiunque l'incel è quello dei forum, è ovvio che è una persona problematica mediamente. Se c'è anche ragazzo, da dire che sui forum a volte calcano anche un po' la mano per fare i personaggioni, cioè magari non è che si tutti... Ma certo, non saranno tutti anche loro misogini, però per carità, di solito i forum non è che siano luoghi particolarmente positivi in generale. Beh, non no. So se... Senti, a tal proposito, ricordi che ti dicevo di quella cosa di chiedere, perché io ne ho parlato con qualcuno di questa cosa degli incel e spesso mi hanno risposto, ma che cos'è un incel? Cioè, quindi vogliamo partire, magari ce la dai tu una spiegazione, ci fai un quadro generico per far capire anche a chi non sa di cosa stiamo parlando, perché ci stanno ancora persone che non lo sanno, eh? Bene, sì. Ma le Iene stanno cercando di fare un servizio, mi hanno anche contattato, quindi può darsi che prima o poi uscirà questo servizio delle Iene sugli Instagram. Ah, le Iene? Sì, perché dopo gli ultimi fatti anche le Iene hanno deciso di parlarne. Io ho scoperto il fenomeno dal famoso servizio di Nemo, che è invece di 2 anni fa, e niente, l'Insel è sostanzialmente una persona che non riesce a sbloccarsi sessualmente e quindi è un single non per scelta. La parola celibe involontario secondo me si può tradurre anche con single non per scelta. E poi oggi però l'incel è quello che va nei forum e sfoga la propria condizione, la propria frustrazione contro le donne, mediamente contro le donne e contro i chad, cioè quelli, i maschi che hanno successo con le donne, perché l'incel non odia solo le donne, l'incel odia le donne e gli uomini di successo. Ma tipo te, Marco, un ciaddone? Un ciaddone, io sono stato incel, tra l'altro, una cosa che molti magari... Quindi si può diventare dei cigni? Spiegaci come si fa. Ma io come si fa a diventare belli come te? Della mia storia. Io per 4 anni non sono uscito con una ragazza. Per 4 anni. Vabbè, non è così grave. Nel senso, non avevo molto mercato, diciamo così, se vogliamo utilizzare un termine incel. Poi mi sono sbloccato perché ho incominciato a diventare più sicuro di me, e quando sei timido e quando sei insicuro, e soprattutto quando non ci provi con le ragazze, difficilmente le ragazze ci provano con te. Non è impossibile, ma diciamo è mediamente difficile, quindi diciamo che la svolta è stata imparare a provarci con le ragazze e diventare un po' più sicuro di me. E io ho sempre detto che mi sono sbloccato con le dating app. Infatti sembra dai miei video che io sono sponsorizzato da Tinder o da Bumble, in realtà non mi hanno mai dato un soldo, ma io le sponsorizzo un sacco perché mi hanno aiutato tantissimo. Io pure lo dico sempre nei miei live: usate queste cavolo di dating app, non c'è niente di male, ma al massimo vi divertite per un periodo anche a chattare. Secondo me ti sblocca tantissimo usare la dating app. Quindi fatelo. A me è salvato. Io credo che non riuscivo proprio a iniziare, poi ho capito come dovevo fare, anche perché se non te lo spiega, cioè, alcuni ci l'hanno l'istinto, no? Sì. Quello, l'istinto un po' del maschio che ci prova. Altri, secondo me, sono mega inibiti, hanno paura di dire qualunque cosa e poi quando capiscono che possono osare un po' di più rispetto a quello che... Qualcuno osa troppo, cioè abbiamo questo problema. Sì, è quello fatto. Quelli che osano troppo e che diventano molesti e quelli che non riescono proprio neanche a usare un minimo. E quindi bisogna sbloccarsi e per me è stato utile sbloccarmi con le dating app perché dal vivo facevo fatica. Poi una volta che ti sblocchi con le dating app, secondo me anche dal vivo hai molto meno paura, molto meno timore. Ma infatti, tu hai generato una strategia che puoi magari condividere con la nostra chat?
Ieri ho visto anche in live il decalogo dei consigli per avere successo sulle dating app, che ho capito dopo un anno come funzionavano le dating app, e da che non riuscivo a uscire con nessuno sono iniziato a uscire con un sacco di ragazze, anche 2-3 settimane, perché ho capito dove ce l'hai il tempo. Dopo lavoro, io me le metto, le mettevo, io lavoravo vicino ai Navigli, no, a Milano. E mettevo tutti gli appuntamenti sui Navigli dopo l'orario d'ufficio. Vabbè, quindi uscivo dall'ufficio a fare l'appuntamento e così mi allenavo. Poi due appuntamenti su tre erano una palla totale, però magari uno andava bene e andava avanti, però insomma è abbastanza pesante, lo ammetto, anche perché io poi vivendo fuori da Milano dovevo farmi tutte le volte avanti e indietro per fare anche eventualmente appuntamenti nel weekend, cioè insomma era diventato un hobby, quasi un lavoro. Era diventato un lavoro. Fumettista, grazie mille. Senti, ma l'hai trovata qualche persona interessante, o cioè come sono andati questi appuntamenti alla fine, nel senso? Secondo me c'è lo stereotipo, per chi non usa le dating app, che le dating app si chiamano popolate da gente particolare. In realtà ci trovi la stessa gente che ci trovi nella vita reale. Io sono uscito con dalla ragazza che studia medicina, l'avvocato. No, voglia. Avvocata. Non esiste l'avvocata, dai. È come? Non esiste l'avvocata, dai. Sì. Io esiste. Ho visto che chiamano l'avvocata. Ti denuncio. No, ma è uno strafalcione messo apposta per la parità, per... Cioè, dai. Vabbè, mi hanno detto così, quindi io ho imparato... Avvocato. Comunque, da tutti i tipi. Qualcuno è andato avanti, qualcuno meno. Poi, ovviamente, dipende da che tipo di ragazza cerchi, da che tipo di ragazzo cercano loro. C'è chi magari è un po' più interessato a qualcosa di fast. E qualcuna tra queste ti seguiva? Come? Qualcuna tra queste ti seguiva? Ecco, una cosa che io questa cosa di Tinder l'ho fatta prima del boom sui social, perché io poi di fatto il boom sui social l'ho avuto 9 mesi fa, perché prima mi conoscevano sì per Comore Italia, però non è che avessi sto grande seguito come adesso, cioè è relativo, cioè in confronto adesso è un 10 per rispetto a prima, e quindi sì, c'era chi mi conosceva, ma era proprio una minoranza. Ma da quanto sei esposto mediaticamente? Allora, ho iniziato YouTube da un paio, 2-3 anni fa, però diciamo che Comore Italia è sempre stato molto di nicchia. Ho iniziato ad avere un seguito maggiore quando ho iniziato a parlare di femminismo. E lì. Dolori. Vecchio dramma. È da camicetta poteste parlare, Marchetto. No. Parliamo di quel che volete, tanto. Ormai le mie visioni sul femminismo sono risapute e conosciute da chi mi segue, quindi. No, poi voi, cioè, vi conosco quasi tutte, quindi sapete benissimo cosa ne pensi. Voglia. Vabbè, comunque. Vabbè, saprai anche che, cioè, per la maggiore, oddio, non lo so se tutte, ma siamo abbastanza dalla tua parte comunque. Io qualche volta l'ho dissato, qualche volta l'ho dissato. Che Lilio mi ha dissato recentemente. Oddio, non proprio dissato, Marco. Portiamo avanti questo dissing. Non proprio dissato, diciamo che non davo ragione né ad una parte né all'altra. Ho fatto una sorta di flusso così di coscienza, perché non sapevo per la prima volta dove indirizzarmi, in che parte posizionarmi, e quindi non è vero, non ho dato addosso a Crepaldi, anzi facevo un po' questa parte c'ha ragione per questi motivi, quest'altra parte c'ha ragione per questi altri motivi, è un po' così, quindi non è proprio dissato, anche perché comunque la persona in questione, che conosciamo benissimo, Marco, sa cosa penso, proprio, quindi nel privato, e quindi niente. Anzi, ti posso dire che ci ho litigato anch'io all'epoca, quindi lei perde ore in privato a discutere con le femministe, cioè una cosa incredibile. Cioè, lei ha un hobby che... La vogliono tirare di là, la vogliono tirare dalla loro parte, io lo so, stanno cercando di convincere. Ma non ci riusciranno, ovviamente. Assolutamente no. Ha sicuramente le sue idee valide. Ecco, tante idee di Marco le condivido e le sottoscrivo proprio col sangue. Per carità di Dio, anzi, ci facciamo la violenza. No, per carità di Dio, però comunque per me nel 2020 è stata la scoperta dell'anno, l'ho detto proprio tranquillamente. No, è vero, anche a me è piaciuto subito. Noto solo io un miglioramento estetico notevole di Marco dall'inizio della sua esposizione mediatica ad oggi.
Cioè, avete notato che lui esteticamente è passato. Non lo mette in imbarazzo, però. 6,25 ad almeno un 8 meno. Look maxato, esatto. Cioè, sei passato sopra al 7. Secondo me ho imparato un minimo a stare davanti alla telecamera, perché se guardate i miei primi video, proprio ero. Non avevo espressione. Ero veramente totalmente inespressivo. Magari i contenuti c'erano anche, però la capacità proprio di stare davanti alla telecamera era pari a zero. Eri più robotico, certo, in realtà. Un po' mi sono sciolto. Voglia, sì, esatto, esatto. Sì. È qualcosa che poi impari con il tempo. Mi ricordo i primi video che vedevo suoi di YouTube, perché io ti seguo già da un bel po', e i suoi primi video su YouTube erano. Sì, sì. No, ero ingessatissimo. Ma anche con gli ospiti di Kikomori eri molto ingessato. Si vedeva che stavi rigido. In realtà io sono sempre un po' ingessato, secondo me, davanti alla telecamera, perché credo di non essere. Io infatti ho sempre detto che invidio Simone Santoro, perché sì, secondo me lui è proprio una persona che riesce a quasi essere più libero davanti alla telecamera che no, no. Ma poi io ho conosciuto Simone Santoro dal vivo, fuori dalla telecamera è timido, cioè è diverso. Sì, sì, è bellissimo. Fuori dalla telecamera è un mostro da pavido. Pavido! Lui è proprio un animale da telecamera, cioè nel senso che lui performa. Io invece faccio un pochettino più fatica, mi devo abituare, e questo l'ho un po' l'ho scontato, soprattutto all'inizio, però diciamo. Vabbè, sì, meglio è così, normale, anche, è normale, cioè, è normale essere più rigidi all'inizio. Piano piano impari sempre un sacco di cose nuove. Non è una cosa. Siamo tutti stati un po' rigidi all'inizio, immagino. Ma no? Nella vita reale, invece? La vita reale sono diverse. Cioè, riesco a essere molto più sciolto. Adesso ti veniamo a trovare. Come sono nella vita reale, perché ormai sono. Veniamo a vederti. Vivo. Facciamo un documentario. Marco Crepaldi nella vita reale. Con gli altri del palpettato. Penso che. Sono molto più, diciamo, libero da tabù, da autocontrollo. Sono molto più. Poi da persone che ti segnalano all'albo. Esatto. Ma io c'ho anche questa cosa, che c'ho l'albo, che cioè, devo tenere la professionalità, non posso proprio, anche volendo, al di là del politicamente corretto, eccetera, eccetera. C'ho sta cosa che devo essere professionale per il codice deontologico e quindi. Entro certi limiti non posso andare, perché sennò. Certo. Ma alla fine non t'hanno eredato dall'albo, no? Ma ci vuole ancora tempo. Allora, l'ultima volta che ho subito la shitstorm, quella di giugno, mi hanno mandato una raccomandata un mese e mezzo dopo, dicendo che io dicevo di essere psicologo. Lì allora non ero ancora iscritto all'albo, perché mi sono iscritto recentemente. Dicevano che, insomma, la shitstorm aveva avuto effetto, perché l'albo effettivamente si era. L'ordine si era mosso per dirmi che usavo impropriamente il nome di psicologo, cosa falsa, nel senso che io non mi ero mai definito psicologo, al massimo mi ci definivano gli altri, perché io dicevo laureato in psicologia e loro dicevano sei psicologo, no, cioè non è proprio la stessa cosa, quindi insomma io credo che quando ricevono queste mail comunque poi alla fine debbano fare qualcosa. Spero che non, appunto, non sia niente di particolare, anche perché che ne pensi Red Lilium? Io non credo di aver fatto. No, ma a parte che mi ricordo all'epoca che tu, cioè, se la pigliarono con te perché tu non avevi specificato con la testata giornalistica che in realtà non eri psicologo e quindi era colpa tua se avevano scritto così. Ma no, io non sono tenuto a specificare ogni volta che non infatti. Ho fatto anche un video dove dicevo che non ero psicologo. Esatto. Alla stessa Irene Facheri si è stata attribuito il titolo di psicologo più volte, addirittura quando era stata candidata donna dell'anno su Repubblica, avevano scritto psicologa. Perché uno dice che ha lavorato in psicologia, la gente che non sa la differenza. Sì, scrive sì, certo. Però certo. È una Come cosa si normale. Lei non è a donna dell'anno. Sì, è stata candidata donna dell'anno sia su Corriere che su Repubblica, mi sembra. Ma come si fa in base a cosa? Nel senso, per in cosa? Base all'attivismo. Beh, speriamo che comunque questa situazione si risolva, perché personalmente ho detto che sì, poteva esserci una riflessione, però addirittura arrivare al punto di prendere una decisione del genere e smuovere le masse per questa cosa, quando poi in realtà bisognerebbe interessarsi di molto altro, di qualcosa di più importante. Non è piacevole muoversi per far perdere il lavoro ad una persona. No, è una merda, letteralmente è una merda. Di scaramucce, argomentazioni, ci prendiamo a nomi perché tu la pensi diversamente, ok. Esatto. Ma se andiamo sul piano della, cioè se ti trasla sulla vita reale, ti metti i bastoni tra le ruote fisicamente facendoti perdere 10 anni di studi, ma siamo matti. No, ma non ha veramente senso. Ma io credo che l'ordine comunque prenda anche in considerazione queste minuzie, sai. Credo che sia... Twitch.
Cioè, non può essere tipo Twitch. Oddio, immagini. Cioè, quanto l'ordine da che parte schiera? Bannato dall'alto. Sì, ogni tanto si blocca. È bannato pure da Werba. Cioè. Bannato dall'alto. Ecco, grazie. Grazie. No, no, ma no, regà, no. Sta a finire live 3, non se famo parlare dietro, però mancano 40 secondi. Ma che cazzo stai a guardare? Questo è l'ospite, devo portare, me sto a guardare i porno. Ma sembrava un porno. Ma quale porno? Ma c'era uno con una con un bong in mezzo alle gambe. Ma io dico veramente, devo fare una ricerca, ma guarda che sei. Ma dai, fammo la ricerca. Eh sì, perché è inerente. Ah, inerente. Inerente. Ragazzi, cioè, live train. Hai ragione, cazzo. No, raga, 95%. Marco, io ho una domanda per te. Cosa ne pensi di questo dietro progetto di donne dell'Idra? Ma a me piace, in realtà mi ricordo che Abicocca ne aveva già parlato in una live, poi, quando avevamo fatto una live io, te e lei, che voleva fare qualcosa di... Ma secondo me funziona molto bene il podcast con più persone, e lo farei volentieri anch'io, però bisogna... Vieni con noi! Grevaldi ufficialmente quinta testa dell'Idra. Grevaldi. Da Grevaldi a Sibaldi, voi un attimo. Tutti di Roma, no? Giusto? Sì. Ma io un domani, se trovassi qualcuno con cui farlo qua a Milano, magari poi vediamo, cioè nel senso è un modo, perché io faccio una cosa diversa dalla vostra, però secondo me è un bel progetto. Ma facciamo tutte cose diverse. Al di là del nome che avete scelto apposta di fare marketing con la copia. Ci stai dissando, Marco? Stai dicendo che copiamo il Cerbero? Ma io volevo chiedervi come stava andando, cioè siete contente? È una cosa che secondo voi può andare avanti tanto? Secondo me dura tanto. 2 settimane e poi esplodiamo tutte. Ma perché perché le donne litigano? Perché le donne litigano, perché ci stiamo tutte sul cazzo e in realtà... E vogliamo cavalcare lo stereotipo classico così, no? Perché esatto. Dobbiamo... Ma in realtà vedrai una trasformazione a livello di format, perché è sicuro carino fare il podcast e sicuro lo portiamo avanti... Ma vogliamo un po' distinguerci da quello che c'è già in giro, quindi vedrai cose nuove sicuramente. Vogliamo fare dei workout di cucito, di cucina e di allevamento della prole. Esatto. Anche della prostata, dipende. Dipende dal punto di vista, insomma. Comodo e comodo. Siamo tutti troppo fuori. Marco, ma alla fine, ma ti abbiamo chiesto cosa ne pensi di questo progetto, no? Marco, no. Bravo Andreotti, un attimo. Sarì, un attimo buggato, non no, fa no, prendere no, il no, colpo. Non sono buggato, okay, sono okay. Sveglio. Okay. Dico, ti abbiamo chiesto di queste cose e ci fa piacere che tu ti piace, ci sostieni. Però alla fine io non ho capito, ma... Non era convinto, ha detto ci sostieni. No, infatti... No, mi sostengo, però è importante che non mi rubiate i sub, perché qua su Twitch c'è una guerra tra i prime per accaparrarsi i più prime possibili. Abbiamo già rubato 5 sub, Marco. Siamo tutti nemici. Guarda che tu la no, vedi... è sbagliato questo atteggiamento. È sbagliato, Marco, tu così... No, però voi non siete in ansia, cioè, da quando fate Twitch non siete in ansia di dover streamare. Sì. Sì. Ma guarda che tra poco verrà, penso, è una droga Twitch, ma penso verrà riconosciuta come malattia tra qualche anno. Cioè, patologia ogni esatto. Su Twitch dover rendere pubblica ogni parte privata anche della tua vita, quello sì. Esatto. Ma poi anche dici non streammo, sto perdendo soldi, cioè c'è una correlazione proprio abbastanza diretta tra tempo che streami e soldi che guadagni. Sì. Ma sai, non è soltanto sto perdendo soldi, perché magari se in una live hai fatto un sacco di soldi, faccio un esempio, allora, su questo ragionamento potresti dire, vabbè, allora per 3 live magari me la posso prendere. Cioè, il problema non sono solo i soldi, ma è l'utenza che è peggio dei soldi, perché i soldi li puoi anche fare. Però l'utenza, se la perdi quella, quindi no, non posso perdere lo streaming oggi perché l'utenza, si dimentica non posso andare di me. In vacanza perché l'utenza. L'utenza si dimentica di me. Poi iniziano a scriverti, ma com'è che oggi non streami? Mi sento costretto a farlo anche quando magari non vorrei, che è un po' la cosa giusta del lavoro, però... Ecco, sì, però diventa quasi un'ossessione a certi livelli... Stai lì che dici? Sono passato che Abicocca mi sfotteva che diceva che streamavo poco perché diceva che streamavo... No, ma spiego sta cosa. Veramente ci avevo fatto anche la meme. C'è presente quella di Sailor Moon? Quella di Milo. Il mio lavoro è finito. Non ho fatto niente. Cioè, tipo, la faccia Marco, il mio lavoro è finito. Ma ne hai streamato meglio? Io facevo stream di un'ora. Non facevo in tempo. Marco Crepaldi è andato on.
Dico, vabbè ragazzi, dai, lo stiamo off. Ma quanto cazzo streama? Mezz'ora? Cioè, non è un po'. Non riuscivo mai a starlo. Sono iniziato ingenuamente. Streamavo tre ore a settimana. Dicevo, ma sì, tre ore. Tre ore a settimana streamavi? Tre ore? Sì, lui all'inizio, perché stava sempre su YouTube. E quindi quanto duravano ste live? 20 minuti? Ma duravo un'ora, un'oretta. Ma le facevo all'inizio, facevo un'oretta tre volte a settimana. Ah, ma lui lo sai che non aveva ancora, cioè all'inizio non capiva che arrivavano le sub, no? Quindi lui non le vedeva le sub. Coglionito. Lui streamava, andava avanti. No, poi entravano un sacco di soldi. Dice, ma video, cazzo, ma veramente, io mi ricordo. Vabbè. Poi è stata una live. No, scusa Marco, è stata una live bellissima dove ringraziava quello che riceveva la sub regalo. Ah, sì, lì ho capito dopo. Ma perché credo di aver sbagliato l'alert. Cioè, l'alert mi dice chi riceve la sub e non chi la fa. Quindi, sì. No, non l'hai sbagliato. Evidentemente si era impostato male, ma non era sbagliato. Vabbè, sì, comunque sì, ci ho messo un po' a capire Twitch. Effettivamente continuo a pensare che Twitch a livello di interfaccia faccia veramente schifo. Per fortuna che ci sono i soldi di. Mi dissocio, Marco. Vabbè, non si può dire che... No, c'ha ragione. Allora, se dobbiamo fare delle critiche costruttive e giuste... Cos'è che fa? Vabbè, c'è un mio canale. No, è un'interfaccia ragazzi. Poco intuitiva. No, vabbè, dai, non è intuitivo Twitch. Oddio, si è splittato. Oddio. Smanettone. Marco... Un po' come Discord, okay. No? È la stessa fattura, pensato per i nerd, non per le persone... Bravo. Sì, un'impostazione molto nerd, che in realtà ha già da te, perché... Vabbè, ma sai cresce, che... nasce così, e questo stavo dicendo, Tu vuoi venire qui a fare lo psicologo, ma tu devi sapere che qui da 6 anni che noi battiamo il ferro sui videogiochi, caro Marco. Grevati. Il mio Marco sono simpatico. Sono uno di quelli arrivati con lockdown. Ecco. Non so se voi avete iniziato prima o durante il lockdown anche voi? Io durante. Pare che. Quindi siamo da 6 anni. No, lei sono 6 anni. Io sono 5 anni. E Buga? Io è un anno e un mese praticamente. Ah, quindi tu un po' prima del lockdown. Sì. A me previsto il lockdown. 6 anni che streamo su Twitch. Ma davvero? Giammazza, c'è un cazzo di spettatori. Avresti ragione a dire così. Diciamo che ho iniziato con i videogiochi, l'ho portati avanti per tipo 4 anni e mezzo, e diciamo che per quanto mi piacciono i videogiochi, a quanto pare preferiscono se faccio just chatting. Quindi quei videogiochi sostanzialmente non sono cresciuta e sono cominciata a crescere, quando ho smesso di fare videogiochi. Sì, perché abbiamo veramente 999 spettatori. No, non si aggiorna spesso. Fantastico. Sì, comunque non è che non sei cresciuta con i videogiochi, è che qui in continuazione cambia l'esigenza del pubblico. Adesso il just chatting va una bomba, anni fa andava LOL. Sì, ma League tu Legends, ti ricordi che non si poteva fare una cosa del genere anni fa? A livello di categoria, praticamente tu c'è stava talk show. Ah no, non c'era la categoria. Non c'era la categoria. E tu, se volevi mettere l'immagine sul schermo, ci doveva essere sempre qualcosa di gioco. Non me la ricordo, ma io non ci l'ho mai provato. Ci doveva essere sempre un contesto videoludico, perché non potevi tipo mettere la cam full schermo e basta e parlare così. Non si poteva fare. Un po' come adesso il Facebook Gaming. Che noi assolutamente ci dissociamo da Facebook Gaming perché è un competitor. Non ci piace. No, perché è una merda, possiamo dire. Che è una merda. Attualmente brutto. Gaming ed è brutto. Quello è veramente fatto male. Cazzo. Veramente fatto male. L'interfaccia bruttissima. Poi vabbè, solo gaming e basta. Però a me non piace personalmente. Non so se lo miglioreranno, sinceramente. Oddio, calcolate che ho visto. Non è apparso l'alert? Ora ha fatto un ride e... Grazie, Deb. No, ma ho letto una chat tipo top ride. E poi ho visto Deb, ha scritto memmai. Perché io non l'ho visto. No. Non è apparso. Ride, infatti, non l'avevo non è visto. Apparso. No, non è apparso. Non è apparso. Grazie. Ma tu hai mai giocato, Marco? Cioè, sei stato un videogiocatore? Sì. Questa sì, è bella. Sì, di brutto. Marco, racconta le tue cazzate sui videogiochi, Marco. Vai. Ho fatto anche un video. Ho fatto anche un video dove dicevo che ho smesso completamente perché ero dipendente da qualunque gioco iniziassi, praticamente. Dai. Allora, il gioco che mi ha schiavizzato di più è stato World of Warcraft, che ho fatto dai 17 ai 19, credo, per 3 anni. Io giocavo anche 5-6 ore al giorno. La mia salvezza è stata che avendo 2 fratelli che giocavano anche loro al computer, e il computer fosse uno, io dovevo per forza fare i turni, ma se non avessi avuto i miei fratelli, io probabilmente avrei giocato anche 15 ore al giorno.
probabilmente, perché non avevo proprio nessun tipo di controllo su me stesso. E io ho videogiocato per quasi tutta la mia vita, finché 4-5 anni fa ho capito che o giocavo o vivevo, e allora ho deciso di smettere di giocare. Non sto scherzando, c'era proprio... Non hai mai pensato di portare il gaming su Twitch? No, perché la gente... Ma guarda che vederti giocare sarebbe bellissimo. Secondo me è una tantum, ci starebbe. Innanzitutto sono scarso. Mediamente sono scarso ai videogiochi. È proprio una... Non sono mai riuscito, neanche ai videogiochi a cui ho giocato tantissimo, sono mai riuscito a ottenere dei risultati decenti a livello proprio di ranking. Sono scarso. Gabbaccio. L'unico videogioco forse a cui sono forte, ma non è un videogioco, era Football Manager, perché io giocavo... lo conosco, come no? Ero appassionatissimo di calcio, ma quello non è proprio un videogioco, è tipo una sorta di gestione. Vabbè, no, è un tipo di videogioco anche quello in realtà. Ma io voglio sapere... È manageria... No, come si chiama? No, c'è un nome, una cazzata. Maneggio, come i cavalli. Quei Tycoon. È un maneggio. Dai, come si chiama, raga, voi lo sapete. Scuderia. No, manageriale, no, no, manageriale, no, manageriale, non è manageriale simulativo, no, strategico. No, no, è gestionale, non manageriale. Però aspetta, pure manageriale. È cacofonico. Pure manageriale. Ma Marco, però io voglio sapere una cosa, il tuo periodo incelloso. Sì. Sa che un po' combaciava con questo periodo dei 18, 18 ore al giorno. Ma no. Il mio periodo incelloso è stato dopo che mi ero lasciato con la mia ragazza, che è stato 6 anni fa praticamente, e lì ero andato in depressione, depressione esistenziale io la chiamo, perché proprio passavo le giornate a farmi le domande esistenziali, e mi ero appena laureato e avevo deciso di smettere di... No, diciamo che non avevo proprio smesso completamente, lì stavo ancora cercando di disintossicarmi, giocavo Eston, però anche di Eston mi stavo intossicando, quindi a un certo punto ho smesso. E no, il mio periodo veramente dove giocavo tanto era durante gli anni dell'università e durante le superiori, quindi non combaciavano le due cose, no, ero insa sostanzialmente perché ero depresso, credo, cioè proprio stavo proprio demotivato, apatico, e perché tanti incel hanno proprio come dire, l'incapacità di approcciare l'altro sesso perché non l'hanno mai fatto. Grazie, Bring Me The Horizon. Che non era il tuo caso. Sì, non l'hanno... Secondo me, dipende, ci sono tante questioni. Poi gli incel si arrabbiano sempre se tu dici che molti incel, soprattutto quelli dei forum, si arrabbiano sempre se tu poni l'accento sugli aspetti caratteriali o di competenze, perché loro, la maggior parte, pongono tutto sull'aspetto fisico. Quindi se tu dici... allora io ero incel, ti dicono, vabbè, ma perché sei brutto, perché eccetera eccetera, cioè sono abbastanza banalizzanti. Io effettivamente non sapevo farci con la ragazza, cioè proprio non ci sapevo fare, ero molto impaurito dalla reazione che potevano avere, e quindi ero molto timido, ero molto timido, alle superiori ero timidissimo. Quindi questa cosa è cambiata adesso? Sì, è cambiata. Sì, allora è cambiata, un ruffone con le donne. Con i Kikomori Italia, che mi ha portato a parlare davanti a tante persone, a fare gli eventi, i seminari, a relazionarmi, ed è cambiato molto col lavoro anche, insomma, in generale. In realtà la realizzazione personale penso che aiuti molto a livello di... Aumenta tantissimo l'autostima. Tantissimo l'autostima, aumenta... infatti. Però di dico base sempre. L'autostatus. Ce l'avevo con gli amici. Però non ce l'avevo con persone strane. Poi pian piano che ho acquisito sicurezza ho incominciato a usarlo con un po' tutti, però i miei amici, diciamo quelli intimi, mi conoscevano più o meno come sono oggi già ai tempi delle superiori. Cambiava solo la sicurezza con cui mi rapportavo con le persone poco conosciute, diciamo, le persone nuove, o soprattutto le ragazze, che mi mettevano veramente in imbarazzo fino a una certa età, anche perché io sono cresciuto in delle scuole superiori dove c'era solo una ragazza in classe. Quindi, quello fa tanto, effettivamente. Quello purtroppo ha fatto tanto, perché non ho avuto contatti veri e propri con ragazze per quasi tutte le scuole superiori. Senti, ma che ne pensi? Che ne pensi di Buga? Parere... Ti ha sessualizzato parecchio durante parte della live. Io sono fidanzato. Come sei? Sei rimasta malissimo. C'è rimasta malissimo. Non è più simpatico. Simpatico. Che vuol dire che lei è fidanzato? Da un po' di mesi ormai. Da un po' di mesi. Allora le app per gli appuntamenti hanno fruttato? Questa è paradossalmente non è una bella pubblicità, perché questa è una delle poche ragazze che io ho conosciuto in altri termini. Niente, allora ragazzi.
L'ho conosciuta in ufficio, perché io quando ho finito l'università ho iniziato a lavorare nel digital. Cioè, ho abbandonato momentaneamente la psicologia e ho detto, mi dedico al marketing, al digital marketing, che mi piace molto di più. E ho iniziato a lavorare lì. Poi è esploso che Comore Italia e sono tornato alla mia carriera da psicologo. Però in realtà inizialmente la mia carriera da psicologo l'avevo abbandonato. Anche per quello non mi ero iscritto all'ordine. Perché io non volevo far quello nella vita. Io volevo fare digital marketing, community manager, tutto quello che puoi voleva avere, essere che dalla dark side of the psicologia. Come? Dalla dark side della psicologia, cioè non quello che aiuta, che ho iniziato con... quello che manipola, giusto? Sì, io volevo fare scienza della comunicazione, che però è fatto malissimo secondo me all'università, quindi poi quando ho capito quando era fatto male, io facevo un corso che era comunicazione e psicologia, ho switchato a psicologia, mi sono laureato in triennale in psicologia e poi ho fatto la magistrale in psicologia sociale. Però il mio orientamento iniziale era sempre stato la comunicazione, quindi mi affascinava la psicologia applicata alla comunicazione, non mi affascinava la psicologia da laboratorio, la psicologia teorica. Io sono sempre stato comunque molto affascinato dai social, ho sempre voluto fare qualcosa sui social, cioè non è stato un caso, io l'ho cercato ardentemente, poi oggi mi potrei anche pentire di quello che ho fatto, però ardentemente di costruirmi un lavoro che potesse essere nuovo, perché a me lo psicologo ha sempre dato un po' fastidio, perché mi è sempre sembrato uno di quei lavori vecchi che piacciono molto alle mamme, alle nonne, ma che a me non piacevano perché mi sembrava poco stimolante. Vero. Sì, perché è vero, sono d'accordo. A casa mia invece mi dicevano fai la psicologa, fai la cartomante, era la stessa cosa, che non c'è il lavoro come psicologo. No, infatti il lavoro dello psicologo non esiste. Scusa Marco, ma tu sta cosa l'hai detta in streaming? Come? Questa cosa l'hai detta in streaming? Ho detto tutto in streaming, anche le dimensioni del mio pene ho detto in streaming. Vabbè, ma quanto non c'è bisogno di essere... No, vogliamo saperlo. È una cosa che io non abbia mai detto in streaming, Fuga? Credo. Decoro, decoro. Io dico tutto. Sono quindi eravamo noi ad essere rimaste indietro su questa notizia. Perché non mi seguono o perché non mi segui? Allora, pensa a puntare il dito così e accusare non mi sembra bello, visto gli anni passati della nostra amicizia. Tutto di me, ma evidentemente hai un altro da fare, giustamente. Ma no, guarda, ti guardo quando non mi streami sopra, mi streami sopra o faccio una reaction al tuo streaming oppure dai la ride, tra l'altro, perché eri a meno 25 ride, mi dovevi tipo una sorta di 25 ride, adesso sei a meno 15, facciamo. c'ho ancora hai recuperato 15. Un pochettino di ride. Però quelli che t'ammollo sono belli carichi, sono belli tronfi. Tu che orario fai, Marco? Io sto facendo 23 e poi 23 e un quarto. Meno una adesso ho allargato, però tutti vogliono che vorrebbero che iniziassi prima. Io 23 è tardino. Io vado a letto spesso tardi, soprattutto in questo periodo di lockdown faccio veramente una fatica ad addormentarmi prima delle 3. Quindi penso per me le 23 tutti. È post cena sostanzialmente, quindi. Per un milanese, però. No, nel senso per quanto tempo? 2 ore? È aumentato la soglia? 2 ore e mezza. Io vado adesso in base ai sub. Più si subbano, più vado avanti. Ho introdotto questa tecnica super capitalistica che però ha funzionato un botto. È tipo una specie di maratona ogni giorno. Giorno una maratona. Sei veramente vittima del sistema, Marco. Un'ora fisso e poi a seconda di quanti sub ci sono vado avanti. Hai rovinato, Marco. L'ha detto subito che c'aveva una certa dipendenza per questa cosa. Sì, effettivamente. Sono un po' rovinato. Adesso mi sto vendendo per fare le sub, sto promettendo foto. Ma l'OnlyFans? A quando l'OnlyFans? No, l'OnlyFans non so se posso. Io non credo che uno psicologo possa spogliarsi. Non credo che sia deontologicamente. Sfidiamo la sorte qua. Vabbè, però in realtà dipende da cosa metti nell'OnlyFans. Esatto. Ma se devo attirare le persone, cosa devo mettere? Metti un trillice, vedi come viene. Che vorresti mettere? Che metteresti su OnlyFans? Ma l'uomo quante cose può mostrare? I piedi. Ah, proprio, cioè, tu vai subito sul pesante, sul full naked. Non lo so. In realtà non so se mi piacerebbe, onestamente. Ma non, ti non sentiresti sono a disagio? Molto pudico. Perché ti sentiresti a disagio? Ti sentiresti a disagio a fare una cosa del genere? Allora, io sono stato abituato a spogliarmi davanti ad altre persone fin da piccolo, perché facevo basket fin da quando avevo 6 anni, quindi tipo a 10 anni, 12 anni avevo iniziato a fare la doccia, però
a 16 anni con gli adulti. Hai iniziato a 16 anni a farti la doccia, Marco. Che cosa? No, la doccia, avete capito, la doccia con altre persone. Poi cioè, c'è gente che non riesce a farla neanche 20 anni, la doccia. Che, è vero, no, sì, punto, è vero. E possiamo confermare. Marco, puoi farmi un favore? Puoi dire a tutti i maschietti che ti seguono di lavarsi le orecchie? Di ricordarsi di passare il cotton fioc dentro le orecchie, perché io trovo un botto di maschi con le cerume che io non me le lavo. Assurdo, bene, però... Schifo, dai. Il cotton fioc non rischia di creare... Cioè, secondo guarda, me l'acqua anche con un clister, con quello che vogliono, basta che se lo lavino. Troppo, cioè, comunque, secondo me bisognerebbe... Bisognerebbe onorare... Si usa. Bisognerebbe onorare ogni tanto la chat che se ne esce con dei commenti meravigliosi. Uno che ho letto prima è stato Anna sta chiamando Batmobile. Io li imprimerei tipo veste commenti del mese. Cioè li appiccichiamo tutti qua dietro, sì, capito? Tutte le meglio massime proprio. È una sigaretta elettronica quella, ragazzi. Non è la chiave del Mercedes. Non è la chiave del Mercedes, no. Senti, tornando seri, dato che prima parlavi del fatto che non volevi fare lo psicologo, eccetera, eccetera, adesso fai un lavoro che ti soddisfa? Cioè, come pensi di... Una domanda pesante questa, sei soddisfatto? Allora, è difficile rispondere perché non ho ancora ben capito cosa faccio di lavoro, nel senso, faccio un po' di cose, faccio tante cose diverse, ma direi che sono soddisfatto del fatto che sono libero, che è quello che un po' volevo, volevo non essere dipendente, volevo essere capo di me stesso, come si dice, lavorare per se stesso. Quello è bello, sì. Però... sono un po' preoccupato dell'andazzo che sta prendendo la mia carriera dal punto di vista del tema del femminismo, cioè sta diventando abbastanza totalizzante rispetto alla mia figura e abbastanza anche demonizzante, cosa che paradossalmente non avevo mai provato perché appunto con l'Hikiko Mori era un tema super safe, no? Sì, certo. Anche se avevo poco pubblico comunque non c'era hating. Adesso sono un po' preoccupato perché onestamente mi sto rendendo conto che le due cose potrebbero essere in contrasto, no? Carriera, sì. Esposizione. Tu più volte temi. Però hai avuto battute d'arresto, Marco? Perché mi ricordo in un periodo hai avuto più volte battute d'arresto, perché mi ricordo un periodo in cui avevi subito l'ennesima shitstorm e avevi detto tipo non ne parlo più, preferisco prima, non parlare. Due volte ho detto non ne parlo più. Una mi ricordo che era tipo a giugno, maggio, sì. Tra maggio e giugno, e l'altra così. Però diciamo che questa propensione tua naturale nel voler faccio fatica perché ormai il tema lo sento molto personale, poi mi dà fastidio, cioè sono sempre stato testardo, se penso di aver ragione vado avanti, quindi faccio fatica, però onestamente mi sta abbastanza logorando e sono un po' preoccupato in generale perché comunque... Cioè, al di là di tutto, non voglio per forza di cose parlare sempre solo di un tema. Anzi, io ho iniziato a parlare di femminismo anche perché mi ero stufato di parlare solo di Hikiko Mori. Sì. Io ho fatto un sacco di video su Hikiko Mori, la gente mi riconosceva come quello degli Hikiko Mori e io mi sentivo un po' stretto in questa etichetta. E quindi ho detto, no, voglio incominciare a parlare anche d'altro. Poi parlando d'altro è tornato un nuovo tema che è diventato ancora più pregnante rispetto a tutti gli altri, ancora più di rispetto agli Hikiko Mori. Che c'è un po' una cosa paradossale perché sul web sono conosciuto praticamente quasi solo per il femminismo e fuori dal web sono conosciuto quasi solamente per l'Hikiko Mori, perché ancora oggi quando mi chiamano per fare seminari, eventi, mi chiamano per l'Hikiko Mori, non mi chiamano, che poi sono due temi strettamente correlati, quello degli Hikiko Mori e femminismo. Io ci rivedo, molti non vedono la connessione, però quindi c'è una connessione sicuramente non facile da vedere. Io sono un po' di difficoltà, cioè come lo connetti? Vai, Marco, sono spiega. Soprattutto i maschi, esatto. Addirittura nell'ultimo sondaggio interno il 90% della nostra associazione aveva figli maschi isolati. Poi secondo me le donne Hikiko Mori sono un 20-30% realisticamente, però l'Hikiko Mori è stragrande maggioranza maschi e io sono partito da lì a parlare di femminismo perché uno dice ma come hai iniziato a parlare di femminismo? Te ne sei uscito così? Io in realtà ho iniziato a parlarne perché ho incominciato a studiare i motivi per cui gli Hikiko Mori erano soprattutto maschi. Ho incominciato a interrogarmi su questo e sono giunto alla conclusione che c'è anche un problema legato alla difficoltà di far emergere i problemi maschili. Sì. E allora ho iniziato a parlare di quello che viene definito femminismo estremista, che poi io inizialmente sbagliavo perché chiamavo femminismo
e poi mi hanno detto no, guarda Marco, devi, stai generalizzando, ok, allora ho incominciato a chiamarlo femminismo tossico o femminismo estremista, che comunque pare che non si possa pronunciare, se avete visto qui lo la... puoi dire, qui lo devi puoi dire. Oddio, scusa, no, su alcuni giornali, cioè io sono ancora sconvolto dal domani che dice qua è femminismo tossico, non si può perdere. Dire, ma che cazzo vuol dire che non si può dire femminismo tossico? Si può dire qualunque cosa in teoria se la motivi, la esprimi, no? E quindi sì, diciamo che è stata un'evoluzione abbastanza rapida per me. Pensate che il mio canale è passato da 0 a 50.000 iscritti nel giro di 2 mesi praticamente, perché io ho iniziato a fare il primo video che mi è andato virale è quello su Irene Facheris, purtroppo, che appunto non voleva essere un video dissing, ma voleva essere un video di critica per delle cose che lei diceva. Poi ho fatto quello di Frida, che ha fatto un sacco di video, e poi è esplosa la shitstorm e il mio canale è passato ad avere 5.000 iscritti ad averne 50.000. Hai perso il passaggino della diffida, poi. Ah, diffida, è quella della Facheris. Cioè soltanto lui che cosa aveva fatto? Aveva fatto un video dove faceva delle constatazioni, delle riflessioni così anche sull'operato di Cimed Rap. Di tutta risposta invece che conversare, no, diffida. Madonna. No, aspetta però, aspetta, in quel caso la richiesta era di togliere il materiale. Cioè l'avvocato stesso sosteneva che io avessi detto cose che potevano essere dette. Appunto. Ma il problema è che io avevo preso un suo video di IGTV e l'avevo messo integralmente perché non volevo mettere le parole in bocca, perché so che poi dicono ma posti video pezzettini, invece magari e poi sia mai che un maschio bianco etero metta cose in bocca, cioè, no, no. No, ma io volevo semplicemente non mettere, cioè volevo semplicemente far sentire quello che lei aveva detto, però il problema è stato non puoi prendere il materiale che secondo me potevo, perché lei è una persona pubblica e quello che diceva è di rilevanza pubblica, però nel dubbio l'ho censurata perché tanto cosa mi cambia? Vabbè, tanto, bene, cioè, certo. Sanno di chi sto parlando, non c'è bisogno di far vedere per forza. Però da lì è nato tutto, diciamo. Da lì è nato prima non mi filava nessuno, sostanzialmente. Cioè, avevo 5.000 iscritti sul canale Marco Crepaldi. È esploso proprio, è stato repentino, ma anche su Instagram sono passato da 5.000 a 30.000... No, da 5.000 a 20.000 follower in 3 giorni. Il dissing toglie. No, ma droga. È stato abbastanza brutto quella scena. No, ma guarda, perché... se l'è passata proprio malissimo. No, ma ci credo, perché poi la gente s'accanisce. Cioè. Ero primo in tendenza su Twitter, Italia. Su Twitter... Oh. Ma ti ricordi su Twitter c'erano le pseudofemministe dove dicevano Marco, baciami la suola, e si facevano le fotografie con la suola della scarpa. Io dicevo, ricordi quando eravamo giovani? Sì, era 6 mesi fa. Quando eravamo giovani non avevamo problemi. Quando non avevamo problemi. No, su Twitter è stato un disastro, perché c'è stata poi questa escalation che ha portato poi a condividere delle storie. Grazie Giuseppe, grazie bello. In tutto web, quindi alla fine è stato un disastro o la tua fortuna, chi lo sa? Questa è una bella domanda. Io in questo momento non lo so, vedremo il tempo cosa dirà, però per fortuna ho un canale Twitch che sicuramente senza quel casino non avrebbe questi numeri, quindi da certi punti di vista sicuramente per adesso è più positivo. Il futuro mi preoccupa un po', questo sì. Ma pensi che questa cosa ti abbia aiutato a crescere? Cioè cos'è la cosa che secondo te ha portato più gente nel tuo canale? Sicuramente è il tema più generalista che ho trattato, è il tema anche più di interesse di tutti, perché poi posso trattare mille altri temi, però questo è quello che accende più l'interesse. Mancava la sua figura in Italia. Sì. Cioè mancava chi smontasse queste femministe, pseudo-femministe... In modo serio, però. Con cognizione di causa, ho detto qualcosa che sicuramente domani sarò attaccabile per aver detto cognizione di causa, però sì, cioè in maniera più seria, più... la controparte era il Cerbero. Diciamo che ne parla tanto, però sicuramente loro sono più attaccabili perché fanno un po' più in modo casino, diverso, quindi... sì, in modo diverso di affrontare l'argomento. Ma che ne pensi dei Cime de Rapa? No, io non lo so veramente, io non ho mai sentito parlare di lei. Ah. Ma lo sapete che Cime de Rapa ha fatto il mio stesso identico corso di laurea? Lo stesso identico. Cioè abbiamo fatto la bicocca. Colleghi. Sì, poi anche lei non si è iscritta subito all'ordine, quindi abbiamo fatto lo stesso identico corso di laurea. Quindi a me fa un po' sorridere quando dice non hai studiato, perché abbiamo studiato le stesse cose, al massimo lei ha studiato sui libri femministi. Ma anche la magistrale è uguale, non credo. No, la magistrale dico, abbiamo fatto proprio la magistrale. Lei è un anno in più di me, quindi probabilmente siamo stati anche
compagni di corso senza saperlo, magari. Bellissima sta storia. No. Mamma mia, ragazzi. È inquietante, in effetti, visto che poi come sono andate le cose. Non te sente. Cioè, magari ti abita anche accanto. Cioè, magari la tua vicina di casa. Non so lei di dov'è. Non so se lei è di Milano. È milanese? Sì, penso di sì, che sia a Milano. Vabbè, magari siamo pure vicini, non lo so, però... Vabbè, ma un caffettino insieme. Lo prenderesti sto caffettino insieme? Io l'avevo scritto Cima di Rapa prima di parlare di lei, Io l'avevo scritto, però non mi ha visto. Poi l'ha visto solo dopo che ho fatto quel video lì. Da lì in poi non ha più voluto... avere a che fare. Anzi, credo che mi citi... mi mandi frecciatine ogni due video. Ogni due video mi mandi delle frecciatine in diretta senza mai nominarmi, ma mai sì, nominarmi. Ma lei fa così ormai. Per non darti pubblicità. Ma anche sulla cosa degli incel. E poi tra l'altro la cosa per osmosi è andata verso gli altri, no? Quella che è la sua cricca setta, che a lei dà fastidio se dice così. Cioè tipo ha espresso qualcosa che praticamente appartiene al suo campo, quello magari di parlare degli incel. Tutti si sono mossi per dire: ah, stai difendendo la psicologia degli incel, quando in realtà sono dei misogini che vanno contrastati, eccetera eccetera, perché lui aveva parlato di empatia e gli altri: ah, ma stai in qualche modo tollerando il comportamento degli incel. Tutti. Cioè, non può dire una parola. Che stronzata questa, poi. Cioè, voglio dire, l'argomentazione che aveva dato lui era validissima, giustissima, proprio inattaccabile. Veramente si tratta di essere stupidi, penso. Ma dipende cosa si intende per incel, ripeto, perché se tu per incel intendi il misogino, allora ti do ragione. Ma ho letto anche red pillati, no? Cioè, questa trascrizione tra incel uguale red pillati, quando poi non è così. E non è così. È quello il problema. Tra l'altro incel, appunto, è stato inventato da una donna come termine. Esatto, sì. E nel 1997 questa ragazza aprì un sito per single e utilizzò per la prima volta l'espressione incel, che poteva essere utilizzata sia da uomini che da donne. Esatto. Quindi non capisco perché oggi il termine incel deve per forza essere uguale a misogino. Questo l'hanno deciso loro. L'hanno deciso loro, ma arbitrariamente, nel senso non c'è... Se tu dici celibe involontario, non stai dicendo misogino. Stai dicendo celibe involontario, sono due cose diverse. Basta, punto. No, che poi tra l'altro io penso che una maggioranza di questi, che magari poi quelli che fanno più casino sono i misogini perché vanno là e fanno rumore, però la maggioranza di questi siano persone che si autocolpovolizzano per questo, cioè che si sentono inadatti, che hanno scarsa autostima, che pensano di non potercela fare, di essere meno degli altri. Per questo è anche importante in realtà aiutarli, tutelarli, riconoscerlo come fenomeno, perché cazzo è poi uno psicologo cosa dovrebbe dire, scusate, in più io sono pure psicologo, cosa dovrei dire questi qua, dovrei metterli in galera, no. Se mi arriva un incel, cosa devo fare, lo devo aiutare o lo devo uccidere, è ovvio che uno psicologo ancora più degli altri debba dire questo è un problema psicologico che va in qualche modo supportato, ma assolutamente stai difendendo gli incel, e allora che cosa devo fare, scusate, li devo fucilare. Chiaro, il socio Marco ha un canale suo, Marco, puoi prendere provvedimenti. È stato bannato solo una volta per aver mostrato Valentina Nappi per sbaglio su Twitch. Valentina Nippi, su Twitter. Da Mipple. Valentina Nippi, Valentina Nappi. Ho fatto vedere Nipple da Napoli. No, pornostar. Mamma mia. Vabbè, a pornostar hai fatto vedere Nipplone. Okay, io avrei una domanda da chiederti, perché è una cosa sulla quale mi sono soffermata a pensare anch'io. Secondo te, se dovessimo prevenire il fenomeno incel, con che strategie potremmo farlo, socialmente parlando? Bella domanda. Questa è una cosa che avevo chiesto anch'io ai tempi quando intervistai il fondatore del forum degli incel. Ah. E lui aveva, secondo me, una serie di teorie un po' strane, se volete c'è l'intervista sul mio canale YouTube, solo audio. Però... alla fine quello che io gli continuavo a chiedere, gli dicevo: ok, ma se queste ragazze non vogliono uscire con queste ragazze, tu cosa puoi fare? Mica le puoi obbligare. E l'unica cosa, secondo me, abbia senso fare è parlarne per togliere lo stigma sulla verginità maschile. Cioè, oggi l'uomo che è vergine o comunque che non riesce a far sesso, che comunque non riesce a avere una ragazza, si sente veramente una merda. Sì. E secondo me bisogna ridurre lo stigma, perché poi entro certi limiti... questo meccanismo, diciamo, di domanda ed offerta sessuale lo cambi semplicemente cambiando i ruoli di genere. Cioè, nel momento in cui gli uomini non saranno ossessionati dal sesso e le donne non saranno mediamente più selettive per il sesso, a quel punto la domanda e l'offerta in un mondo normale, a meno che non ci siano differenze biologiche, perché alcuni sostengono che gli uomini sono più eccitati delle donne, eccetera, eccetera. Questo io non lo so. Secondo me, una volta che tu riduci le differenze nei ruoli di genere, la domanda e l'offerta sessuale dovrebbe più o meno incontrarsi, quindi più o meno
tutti dovrebbero poter avere una vita sessuale soddisfacente, però questa cosa secondo me è molto lontana, perché i ruoli di genere non si stanno appiattendo affatto. Marco, ma secondo te è possibile che esistano degli incel omosessuali? Ma anche delle donne incel, sicuro. Ah, problema... omosessuali? Sì, assolutamente. Sì. Oh. Perché no? È molto più raro, perché certo, gli omosessuali tutti non hanno le dinamiche, non hanno le dinamiche eterosessuali. Cioè, gli omosessuali sostanzialmente credo che siano più o meno tutti interessati a fare sesso più o meno. Cioè, nel senso, non tutti allo stesso modo, però dico... aspettate. Voglio dire, non c'è la dinamica uomo-donna, non c'è la dinamica uomo... ma io una cosa... Non c'è la differenza biologica, dici. E molti di loro non hanno veramente interesse a far sesso o a avere una ragazza. L'interesse è sociale. Cioè, sì, il loro interesse è perché vogliono smettere di sentirsi degli sfigati, non esatto, perché vogliono veramente fare sesso. Cioè, a loro neanche interessa tanto far sesso, onestamente. Ma cioè, starebbero bene anche per i cazzi loro. Però... le donne, questa pressione di doversi sbloccare sessualmente per una questione sociale, ce l'hanno molto meno. Sì. Ce l'hanno esatto, molto meno. È vero, uomini. Esatto. Per cui io ti chiedo, Marco, io avevo pensato a questo problema qui, no, prima di farti la domanda, e nella mia testa mi ero immaginata un'altra risposta. Cioè, secondo me gli incel, più che avere problemi con l'altro sesso, come hai detto tu prima, si sentono sfigati in generale... secondo me hanno a monte un problema con l'avere a che fare con gli altri, cioè con le social skills, diciamo. Sì. Quindi, secondo te, non potrebbe essere magari un cuscinetto, insomma, una prevenzione, riuscire a capire quelli che sono i giovani che magari non riescono a inserirsi in una classe o avere delle social skills come gli altri, o risultano, insomma, quelli un pochino più... indietro da questo punto di vista, magari incrementare quelle che sono le social skills. Poi nella pratica, ma sì, non saprei. Assolutamente le skills sociali non vengono insegnate a scuola, vengono lasciate come materia trasversale. Cioè esatto, si presuppone che le persone imparino a stare con gli altri standoci trasversalmente alle altre materie. No, io faccio matematica, italiano, e tu intanto impari a stare con gli altri, cosa che in realtà abbiamo visto cazzata, che non funziona tanto. E io ho sempre proposto, tra l'altro, di mettere un esperto di metodo ad affiancamento dell'insegnante. Cioè, secondo me devono esserci almeno due insegnanti in classe. Uno deve stare attento alle dinamiche di gruppo e l'altro deve insegnare la materia. È impossibile che un insegnante che sta insegnando la materia possa stare attento alle dinamiche di gruppo. È una cosa... E siccome molti insegnanti di sostegno ci sono già, mm-hmm, e io credo che non sia così impossibile anche a livello economico mettere due insegnanti in classe, semplicemente non lo si sta facendo. Comunque sì, diciamo che io ho, di tutti i ragazzi incel, ho notato una cosa. Gavi dalla macchina. Che hanno poco carisma. Io ho notato che l'incel mediamente ha poco carisma, e questa cosa sicuramente molti incel non me la fanno passare, però i ragazzi, per esempio, che seguo io sono anche bei ragazzi. Sono anche ragazzi, cioè, che secondo me mediamente belli, ma non hanno carisma, cioè sono molto poco a livello, come si può tradurre, a livello proprio anche relazionale, non solo con le ragazze, ma anche con i ragazzi, hanno un modo di fare poco magnetico. Sì, hanno sì, un modo sì, di fare poco... Sì. E questa cosa li penalizza tantissimo anche nel mondo del lavoro, per esempio. Alla fine le persone che vanno più avanti sono quelle più carismatiche, in generale, in tutta la società. Sì, in tutti i campi. In tutti i campi, perché il carisma è una delle qualità fondamentali, e l'altra qualità fondamentale di questa società è la competitività. Più uno è competitivo, più eccelle. Se tu non sei competitivo in questa società, rimani sul fondo. Sì. Ed è questa la caratteristica fondamentale, perché la nostra società è ipercompetitiva, quindi vince chi è più competitivo, non chi è più forte, ma chi è più chi ha più voglia di competere e di vincere. Quindi una persona pacifica, peace and love, come sono io, rischia. No, tu secondo me sei mediamente sopra la lo media faccio. Da tanti punti di vista, lo, però lo io faccio, vedo magari mi forzo, entro nelle dinamiche perché lo devo fare. Ma non è la mia natura. Lo sai fare, molti non lo sanno proprio fare, non ce la fanno proprio a capire come rendersi carismatici, e non sanno neanche come darsi la motivazione. A me un sacco mi chiedono, Marco, ma come faccio ad avere la motivazione di fare qualcosa? E quella è la domanda chiave. Se io non ho la motivazione di fare niente, come faccio ad aiutarti? Vero. Qualunque cosa ti dica, tu mi dici, ma non ho la motivazione. E rimaniamo sempre lì, quindi rimaniamo fermi al palo. E dove la trovi la motivazione? Come fai a trovare una motivazione se non ce l'hai? Esatto, come fai a generare la motivazione?
Questa è la domanda. Grazie, come fai a generare la benzina della vita, no? La motivazione ha regalato della vita. Io credo, cioè la mia teoria è che se ci si sforza, quindi ci si forza in fare qualcosa per cui non si ha motivazione, ma ti obblighi a farlo, sapendo che è qualcosa che fa bene a te, magari dopo averla fatta, almeno io funziono così, col rinforzo positivo che arriva dopo, poi la motivazione cresce pian piano, perché ti ricordi del rinforzo positivo che hai ricevuto facendo quella cosa forzatamente, e quindi dopo la fai più volentieri. Assolutamente. Però se non fallisci però in quella cosa. Chiaro, cioè, giustamente. Perché se fallisci ti butti è ancora peggio, più giù. No, è vero. Però la forzatura tu la fai perché hai una motivazione. Per forzare un comportamento devi avere una motivazione extra. Perché tu hai detto motivazione, rinforzo positivo è la motivazione intrinseca. Mm-hmm. Faccio qualcosa perché voglio ottenere quella cosa lì. Cioè un piacere, sì, un obiettivo. La maggior parte delle persone invece lavora per motivazione estrinseca. Cioè fa qualcosa per paura. Mm-hmm. La maggior parte delle cose che le persone fanno oggi le fanno per evitare un danno, sì, non per ottenere, sì, un beneficio. Tipo, sì, non voglio sentirmi un fallito, non voglio morire di fame, non voglio tornare a vivere con i miei genitori, mm-hmm, non voglio essere solo. Cioè, sono motivazioni dettate dal volere che mi piace. E questo è un po' il problema, secondo me, anche della nostra società, cioè che la motivazione base è estrinseca. Scusami Marco, ma è successo il che insomma hai laggato, quindi è venuto fuori il mi piace. Sì, vabbè, avete capito, no, il discorso. È un discorso molto complesso questo. Ma vogliamo raccogliere le domande della chat? Sì, perché ho visto c'erano, vai, un sacco di domande da parte della chat. Fate domande anzitutto. Mari Morium, grazie per il sub. Grazie Antonio che ha regalato. Come Mari? Antonio. Che tu hai preso la crepaldite? Che ringrazi quello che ha ricevuto la sub. Ha visto lì il coso. Mari Moregun. Sì, però è stata regalata. Antonio. Vedi che sbagli ancora Marco. No, Antonio ha regalato a... Hai capito? Però sta cosa proprio per dire una... Pure da me appare così, non lo so come si fa. È una stupidaggine. Ha regalato. Bisognerebbe cambiare la formula in cui scrivi. Bisognerebbe cambiare mondo. Comunque, sì, nel frattempo che le persone cominciano a fare domande, le hanno già fatte. Squadra ti fa, mamma, che cazzo me ne frega di fare queste domande di merda, ragazzi. Di calcio, di basket. Io seguo l'NBA. Bravo, bello l'NBA. Domanda per Marco, se la... Esatto. Se la Fakeris ti uscisse su Tinder sarebbe un sì o un no? Io vi scippo. No. Fakeris è il cime della rapa? No, ho detto no. La trovi, stai dicendo che la trovi brutta, Marco? Ah, ragazzi, evitiamo queste cose. Che faccio body shaming, robe, che strumentalizzo il corpo della donna, che facciamo bombilo passi, figuriamo, lasciamo stare. Allora, tu pensa che noi questa sera avevamo un piano. Noi volevamo farti fare la tier list, la bombilo passi delle femministe. No, sì, non la, mi ricordo. Esatto, no, proprio perché immaginavamo. No, l'abbiamo scartata subito. Marco, però puoi stare tranquillo, perché mentre l'ultima persona con la quale hai avuto un dissing, mentre ti aspettava, stava facendo la bombi o la passi, quindi... Loro possono. Vabbè, loro possono. Vabbè, allora alziamo le mani. Sì, scusa. Chi è? Loro. No, chi loro? Vita di B. Le donne possono, ovvio. Femminista, ma c'era anche lui dentro, perché voglio sapere dove l'hanno messo. L'hanno messo. No, allora adesso lo fai. Ha detto anche che tu sei scusa, proprio... e se no non è una parità. Come la se trovi? Cima del rapa, esatto. Ha detto che sei scopabile. Che... sì, è vero. Pensate se io avessi detto una cosa simile su di lei. Cioè, sarebbe stato proprio... Vabbè, però... In realtà, Marco, ti posso dire la verità, dipende molto dall'inclinazione della persona, secondo me. Cioè, si sarebbe 90, fatta una risata. 120, così. No, però si sarebbe fatta una risata. Ovvio, se stai parlando con Afageris, là... Vabbè, però se avessi detto... Nel dubbio questa cosa mi dissocio, nel dubbio mi dissocio. Infatti, elevati. Elevati, elevati, o elevati anche. Peccato, me l'ho fatta tutta una lista su se è glandabile o no, ma non si può fare, quindi andiamo avanti. No, dai, sulle femministe no, ragazzi. Sulle femministe. Ci abbiamo provato, noi ci abbiamo... Sulle streamer. Non mi vogliono vedere impiccato, no. Non diamogli materiale per attaccare. Infatti lasciamo stare, andiamo avanti, leggi le altre domande. Quando vedi una persona che ti può interessare, vai subito a conoscerla e non perdi tempo?
No, no, no. Io dal vivo sono sempre stato molto timoroso, perché ho sempre... Cioè, non sono molto bravo a rimorchiare dal vivo, penso. Anche se sono migliorato, perché adesso comunque non faccio... Vabbè, a parte che non mi ricordo neanche più come funziona la vita vera, io non so voi, ma io sono qua chiuso in questa, casa. Beh, lo dico spesso io in realtà. Da un anno, io tra l'altro vivo da solo, quindi cioè, faccio veramente fatica a ricordarmi come funziona la vita. Però diciamo che no, tendenzialmente no. Preferisco l'approccio online, ma per una questione di... che ho sempre paura di beccare una ragazza fidanzata o di dar fastidio. Secondo me l'uomo oggi ha tanto paura anche di essere molesto, di essere anche menato, volendo. Menato. Denunciato. No, dico di essere anche menato. Cazzotto in gola. No, menato no, però ho sempre paura che appunto ti scambino. Guarda che io non ho sentito poche le storie così, nel senso che magari quella lì tipo ti parla un attimo, tu per gentilezza rispondi, pare il ragazzo e te pesta le botte. A Zabbi è successo così, Ma sono pestato in discoteca perché lei ha parlato un attimo, lui ha risposto e la ragazza ha menato. Cioè, vabbè, ma questa gente che non sta bene comunque. Fortuna, non ci vado. Fumare da un tocco di eleganza e fa figo? Sì, ma questo lo sappiamo perché l'autodistruzione fa figo. L'autodistruzione è qualcosa di figo, ma in generale il nichilismo attivo è figo. Il bere è figo, il drogarsi è figo, il distruggersi è figo. Ciò che non è figo è il conservarsi, è il vivere il più possibile. E noi ci dissociamo ovviamente da questa cosa. No, ovviamente figo, ci dissociamo. Fa figo, secondo fa figo te, distrutto. Come mai è figo l'autodistruzione? Perché secondo me è contro i tuoi... è contro la razionalità. È figo perché è istintivo, nel senso io istintivamente provo piacere anche se mi faccio male. Cioè nel senso... stai dimostrando di fregartene un po' delle regole, delle regole che vorrebbero che devi vivere il più possibile, il più sano possibile. Noi siamo cresciuti tutti con dei genitori che ci hanno detto tu dovrai vivere fino a 80 anni il più sano possibile, quindi tutto ciò che tu fai non finalizzato a questa cosa è un po' figo, è come se andassi contro anche quello che ti hanno insegnato i tuoi genitori. Poi dipende se cresci in una famiglia in cui sono tutti dei tossici. Ho capito, Buca. Siamo tutti fortunati. Passiamo alla domanda. Cosa spinge un Enel ad un atto estremo? Perché un Enel? Un Incel. Un Enel. Ti dico, ok, mi sono persa qualcosa. Cosa spinge un Incel ad un atto estremo? Perché di sentirsi non abbastanza può capitare un po' a tutti, ma qual è il confine delle sue esperienze? Ti prego, le virgole. Ti prego, io già so dislessica, per cortesia, non mi far fare figure di merda. L'hai capito, Marco? Io no. Io per esempio no. Cosa si intende per atto estremo, scusate? Cioè, che guarda, forse qualcosa di brutto su se stessi. Ha preso diciamo una così. Ma non solo su se stessi, anche verso atto qualcun estremo, altro, tipo male a l'organizzazione che ha fatto quell'ultimo incel di Savona, che diceva di voler fare un attentato, cioè capi? Roba quindi estrema, sia su se stessi che magari... della società. Io credo che aumenteranno nei prossimi anni, ho detto anche ieri, i crimini legati all'invidia, perché secondo me sta aumentando l'invidia sociale. Ci sono sempre quelli che... si sta creando un gap incredibile tra quelli che hanno un grande successo e quelli che ne hanno sempre meno. Quelli che hanno sempre meno, secondo me, arriveranno in alcuni casi a invidiare talmente tanto quelli che hanno grande successo che a un certo punto si creerà un cortocircuito per cui ci sarà una sorta di... non dico rivolta, però... sicuramente ci sarà un'invidia sociale che alcuni non riusciranno a tenere a bada. Quindi l'abbiamo visto anche nel caso del delitto di Lecce, dove quel ragazzo, non so se avete seguito, era stato qualche mese fa, quel ragazzo aveva ucciso una coppia di ragazzi e ha dichiarato che li aveva uccisi perché erano felici. E lui era una coppia di ragazzi, un ragazzo e una ragazza, e lui era di fatto un insa. Lui continuava a scrivere sul suo diario: non mi vuole nessuno perché gli altri sono felici, io no, perché nessuna ragazza mi ha mai detto di sì. E questa ragazza ha ucciso non solo la ragazza, perché appunto l'insel non è solo misogino, l'insel odia tutti quelli che hanno successo, ragazze e ragazzi di successo. Sì, è strettamente legata a sta cosa. Misantropo proprio? No, non misantropo, no, perché poi l'insel non odia gli altri insel. Ah, ecco. Beh, no, in realtà ho notato che alcuni si odiano tra di loro, nel forum dei brutti. Ma ci sono varie diatribe, chiunque. Varie cose. E poi in realtà, appunto, questo mi faceva riflettere, no? Ma quanto ha influito l'utilizzo dei social, proprio ritrovarsi in un luogo e sfogare, diciamo, tutte quelle che sono le proprie frustrazioni intime, così? Perché
effettivamente se sono da sempre esistiti, ma quanto esponenzialmente è aumentato il numero statisticamente con l'avvento dei social? Sì, i social aumentano tantissimo il confronto sociale, vabbè, ma è scontato per chi li utilizza da sempre, no? Cioè noi sui social generalmente facciamo un confronto tra noi e gli altri, quindi stimiamo il nostro grado di successo col grado di successo degli altri, ed è per questo che i social causano spesso depressione, ed è provato da diversi studi che i social causano depressione, perché se prima il confronto sociale veniva fatto con la propria cerchia ristretta di persone che si aveva intorno, adesso il confronto sociale è su scala mondiale. Cioè tu potenzialmente ti puoi confrontare sì col e tuo amico. Peraltro di profili gonfiati, fake, sì, mezzi, sì, tutti, esatto. Cioè tutto c'è finto. Tutta la parte che i social edulcorano la tua vita, filtrano le cose negative e portano avanti solo quelle positive, non solo quelle positive vengono esasperate. Quindi esatto. Sicuramente il meccanismo dei social aumenta questa percezione di fallimento da parte di alcuni e di successo da parte di altri. Che è questo il problema, no? Cioè chi è di successo avrà sempre più successo e chi sente di non aver successo ne sente di avere sempre meno. Di fatto l'hikikomori è chi ha fallito in questo. L'hikikomori è colui che si sente troppo indietro rispetto agli altri per andare avanti nella sua vita e praticamente scappa e si rifugia nella propria stanza. Di fatto l'hikikomori è uno che ha fallito in questa corsa al successo personale. Beh. Vorresti avere l'abilità di digerire la plastica o poter far crescere le unghie a comando? Mi piace che proprio non è un cazzo. Oh, ma che vuoi? Sto leggendo le domande della chat. Devi scegliere tra le due. Preferisci? Vorrei avere la possibilità di digerire i cibi. Io non digerisco un cazzo. Io non posso mangiare. Vedi, pure io sceglierei quella, infatti. Le unghie a comando, voglio dire. Non penso che sarebbe. Sono utilissime. Cioè, tipo, sì, adesso voglio colpire lei, no? Sono unghie... E poi o se vuoi colpire lei ancora più lunghe. Esatto. No, stavo già puntando me in realtà. O se vogliamo mutare il microfono. Unghie. Vabbè, io sono con te comunque perché anche io mi sento di avere 87 anni con questo apparato digerente. Sì, lo so. Pure io. E comunque, quindi non è bello, anche perché poi ti fa greve la voce, no? Perché ti corrode tutto l'acido. Ah, sì, a voglia. Raga, io comunque vorrei dire una cosa. A 30 anni si stupiscono tutti di avere degli acciacchi da vecchi. Possiamo prendere atto che a 30 anni abbiamo gli acciacchi da vecchi e non stupircene più? Perché siamo vecchi? No, raga, non esageriamo adesso con le parole, per favore. Ma io un piede nella fossa pure a 20 anni, quindi non so quanto faccio adesso io. Relativamente siamo vecchi, se pensiamo come siamo vecchi, a 30 anni, a 30 anni il corpo già comincia a puzzare. A 23 cominciamo il declino, a 23 inizia il declino. Allora, guarda, scusami, ti do un cinquino. Andiamo avanti. Se bucassi una gomma della bicicletta o della tua automobile, sapresti cambiarla senza problemi? No, sulle cose da uomo sono veramente scarso, cioè da montare una mensola a cambiare la ruota della macchina, cioè tutte le robe considerate da uomo io chiamo sempre in questo momento padre, perché lui è un vero uomo, io sono un uomo 2.0, quindi sono bravo col computer ma scarso nella praticità delle cose, della vita, quindi a me piacciono così, capito? Allora, non so fare niente. Buga, t'ha detto male qui, come dire, dai. Niente, ma è andato così, è un patatrax, si è fidanzato, non lo sapevo, è finita. Sei rimasta male. Fate cyber sesso, non ci rompere i coglioni, andiamo avanti. Programmi televisivi che guardi di più sono reality, Buona Domenica, documentari, TG, sport e calcio, serie TV, non guardi la TV. Sport, guardo solo sport. Prima il guardavo basket, il TG, facevo ore e ore a guardare il TG, adesso guardo solo sport. Meglio che ti gira, mi chillisce, per carità. Sì, adesso guardo solo YouTube. Terribile, cioè, ti rovina la vita proprio. Vorresti avere 420... No, 4... Come si legge questo numero, mannaggia? $1,000, sì. Ha scritto male lui? 420 appunto. Milioni? Infatti. Di euro, ma ogni anno devi regalare... Questo è il reflusso. Questo è regalare e montare 5 tavoli IKEA, 3 lampadine in una TV ad una femminista... A scelta cantando i Vatussi. No. Ma più facili ste domande ne potete fare. Almeno hanno messo le sì, comunque sì. Almeno. Assolutamente sì. Tutto. Okay. Cioè tu canteresti i Vatussi a una femminista a scelta? Beh, 400, quant'è? 400. Tanti soldi. Non si possono neanche contare. Perché no? Certo che sì. Quando è stata l'ultima volta che ti sei chiuso un dito nella portiera dell'automobile, del cassetto... O qualsiasi altra cosa con cui ti puoi dire. Mai? Mai. Non l'hai mai fatto?
Credo di non essermi mai chiuso 78 anni non ti sei mai chiuso un dito nella portiera? Insegnami, maestro. Sai che forse una volta, ma non ho dei buoni ricordi di quello. Una volta mi sono scheggiato un'unghia, però basta. Sì, stavo facendo un po'... Vabbè, va bene. Quindi qui non c'è neanche... Vabbè. Ami, ma cosa stai facendo? Sto facendo le domande... Le domande che aveva segnato prima. Cioè, sto prendendo un po' quelle da adesso, un po' quelle di prima, capito? Come mai alcuni in cell... Ogni tanto c'è sempre una sorpresa, come lo scoprono. Ogni volta è diversa, come chi con voi. Sebbene, come mai alcuni incel, sebbene non si sentano all'altezza degli standard sociali, spesso impongono alti standard alle ragazze o prediligono ragazze estremamente belle, no judgment, bella solo curiosità. Jess. Anche se porno. Si allunga, non credo. Credo i porno hanno alzato incredibilmente gli standard maschili e ci metterei dentro anche Instagram. E credo che io penso che abbiamo sempre fatto un po' la morale ai programmi TV, ai cartelloni delle modelle per strada, dicendo che sessualizzano la donna, però io credo che i social abbiano amplificato la sessualizzazione del corpo femminile all'ennesima potenza e non per mano dei maschi stronzi. No, perché le donne non vedono l'ora di sessualizzarsi. No. Comunque il porno gioca un ruolo gigantesco negli Insta. Cioè, ma chi ne ha detto una cazzata? No, chi ha detto cazzata? Ha detto bannabile. No, non è vero. Ah no? Beh, se dici che ci sono un sacco di donne che vogliono sessualizzarsi, non è una cazzata. Vedrai o le femministe, vedrai. Ma io avevo pubblicato una statistica dove diceva che su Instagram le donne hanno l'80% in più di engagement degli uomini. Ma te credo, a parità di uomini e donne su Instagram 50-50, le donne hanno l'80% in più di 70% di più di engagement alle loro foto. Qualcuno mi ha detto, questo è anche responsabilità della ipersessualizzazione del corpo. E alcuni mi hanno detto: ma non è vero, come fai a saperlo? Magari le donne usano meglio Instagram, ma com'è possibile? No, cioè, stiamo parlando del 70% No, assolutamente no. Una figa è un clickbait che cammina. Una bella ragazza, tira tantissimo, ma nel senso, ma io non ho niente contro chi si sessualizza, però non facciamo gli ipocriti. È ovvio la sessualizzazione crea un sacco di problemi alle donne, perché poi questa ipersessualizzazione si converte in molestie, in catcalling, in violenze vere e proprie, ma chi vuole cavalcarla in un certo modo, se è brava e si ci riesce, può sfruttarla tantissimo e può sfruttarla a suo favore. Ma le donne sono estremamente consapevoli della propria potenza sessuale, rispetto agli uomini. Gli uomini non hanno quella potenza sessuale. Le donne in più ne sono anche consapevoli. Marco, tu potresti. Marco, tu potresti. Niente, buco è andato. Ma secondo voi, perché guarda la sua camicia, guarda l'ultimo. Sì. Basterebbe sbottonarne un altro. Lui sa della sua potenza. Guarda, ormai è troppo tardi. È troppo tardi, ormai hai catturato tu. Vedi, guarda quanto cade adesso, dai. Guarda quanto cade. Giusto, sta meglio col bottoncino. No, meglio col bottoncino staccato. Io ne posso vedere queste cose. Senti, ma deve essere equilibrio. Altra domanda per Marco: meglio lo studio del Cerbero o quello dell'Idra? Quella dell'Idra è più elegante, mi piace, è più minima. No, quello dell'Idra è uno studio. Semplicemente. Dico che quello dell'Idra è uno studio. Clippate questo momento. Anche quello del Cerbero è uno studio, però secondo me hanno scelto questo nero che incupisce un po' troppo, forse. No, quello dell'Idra è carino, dovresti metterci qualcosa. No, è la Battacaverna, quella dove io vado. No, aspetta, c'ho dei consigli. Vedete che bravo che sono stato a dare. Hai messo un cammino dietro, ma non hai fatto un cazzo. Smettila, che mi avete già copiato, sto già facendo tendenza al cammino. Comunque c'è un motivo perché c'è il cammino dietro, perché c'è la luce rossa che mi rende la pelle un po' più scura, perché sennò sono pallido. No, ma io pure mettevo il cammino dietro un sacco di anni fa. Mi piace, cioè, avete fatto tutto bene, siete brave. No, ma voglio sapere il consiglio, Marco, il consiglio. Consiglio, mettete
un qualcosa dietro, perché così un è neon, il neon però. Con scritto qui ci andrebbe selvaggia. Il neon, perfetto, perfetto. Solo che costa, se ci vuoi da te, se no per adesso stiamo basta, così. Poi se riusciamo a mettere un televisore col camino dietro. No, noi Marco ti sfidiamo, noi diamo fuoco a una pianta tutte le sere. Mi dissocio, che sono ambientalista. C'è ancora gente che crede che sia vero, io non capisco come. Ma guarda che veramente, cioè, è sfocato, è molto sfocato, quindi sembra quasi vero. È un fuoco sfocato. Se non un po' come un metro e 80, un maschio deve virilizzato. Esistono, capito? I camini moderni, sì, non classici, però moderni ci stanno. Così. No, comunque, io le assicuro che non lo è. Anche perché con un fuoco così grosso, io starei probabilmente morendo di bruciando caldo. Le fiamme dell'inferno. Bruciardi. No. Domanda critica: le tue shitstorm sono nate principalmente da Instagram. Perché scegli di usare social con cui non riesci a comunicare efficacemente, o che comunque non è fatto per veicolare contenuti ma solo messaggi telegrafici? Questa è una bellissima osservazione. Allora, le mie shitstorm sono nate soprattutto dalle storie, però le storie sono state le micce, perché comunque l'astio nei miei confronti è nato su YouTube, dalle cose che dicevo su YouTube, e quindi che comunicavo al meglio possibile delle mie capacità. E poi le storie sono state le mice, nel senso che sulle storie è sicuramente più facile decontestualizzare ed è facile magari anche scrivere qualcosa di un po' più rapido, perché magari ci pensi meno, no? Sulle storie vai un po' più facilmente. Adesso non sto facendo più video YouTube, semplicemente perché YouTube non c'è più nessuno su YouTube, c'è poca gente. Sì. E i video li demonetizzano e ci vuole un casino fare video. Quindi parlo su Twitch, dico le stesse cose che faccio in un video YouTube, però le dico in live. Quindi se uno c'ha voglia si mette lì, quando avrò un po' più di tempo ritornerò a fare video su YouTube. Però la verità è che non è come dico le cose, perché a volte le dico male, a volte le dico bene, ma è cosa dico, perché al di là delle opinioni, ad alcune persone sta proprio sul cazzo che io dica che il femminismo è potenzialmente in alcuni casi tossico. Cioè questa proprio è una cosa che loro non accettano, non è una questione di... cosa dico, perché poi io non ho mai ricevuto vere e proprie controargomentazioni alle mie tesi, cioè non ho quasi mai gli attacchi sono stati improntati su una cosa che ho detto, sono sempre stati: questo è un misogino, questo vuole, odia le donne, questo è dell'estrema destra, perché io dicono che sono dell'alt-right o comunque sono di estrema destra, semplicemente perché dico che ci sono delle persone che hanno una visione un po' estremizzata del femminismo, e quindi non ho mai ricevuto vere e proprie controargomentazioni, ho sempre fatto fatica a fare dibattiti. Ma poi non ti ho neanche mai visto confrontarti in diretta o magari in video con una che con ti Babi Xanax ho fatto. Però eravamo sostanzialmente d'accordo su tutto, ma perché io, se vogliamo vedere i valori, io potrei essere un femminista moderato, nel senso, certo. Il problema è che a me non piace quell'etichetta, perché ormai la ritengo molto fuorviante, è anacronistica, con una persona moderata io non ho problemi, anche perché, nel senso, non credo di avere delle idee particolarmente, cioè molti dicono che io ho delle idee problematiche, eccetera, ma onestamente Io critico una deriva che è quella del femminismo tossico, di cui penso che siamo più o meno tutti consapevoli, poi alcune cose sarete d'accordo, altre no, però non credo di dire follie tipo cose gli assurde. Uomini sono inferiori, superiori alle donne, le donne sono superiori, cioè non dico cose particolarmente, come dire, semplicemente risultano distruttive in una propaganda che ha voluto imporre delle regole di comunicazione, dove se tu non usi le loro regole vieni scomunicato. Perché poi, chiudo, qualcuno dice: ma perché non ti definisci femminista? Ma la verità è che oggi non puoi definirti femminista, perché se i guru del femminismo non approvano, sei scomunicato. Esatto. Come accadeva con la religione. Esatto. Cioè, anche Barbi Xanax, per esempio, o Cacaflow, o forse anche Red Lilium. Io so che Barbi Xanax si definisce femminista, però tutti dicono che lei non è femminista, perché non è che basta che ti definisci femminista, devi anche aderire a quello che dicono loro, perché se no ti dicono che tu non sei femminista. Esatto. Quindi che senso ha che io dica che sono femminista se tanto il femminismo è quello e devo aderire alle loro leggi? Ma guarda, ma semplicemente, Marco, chi sostiene questo è estremamente ignorante, perché esistono diverse frange di femminismo, quindi io posso dire di essere femminista ma non sanno se effettivamente sono una femminista radicale, intersezionale, liberale, eccetera eccetera. Quindi, io parlo, insomma, di intersezionale, perché tu per me parli proprio quello dell'intersezionale. Beh, è invece l'unico. Proprio perché intersezionale
dovrebbe quantomeno accogliere quanti più pareri possibili e dare voce agli altri. Dovrebbe. In teoria. Hai mai visto un contenzioso nei loro dibattiti? No. Nei loro dibattiti? Ma io ormai ho imparato, cioè so benissimo che loro ti risponderanno: noi non dobbiamo confronto a nessuno, non ci va di confrontarci con una persona che interagisce in questo modo, quindi è una guerra dimostra la debolezza delle loro tesi poi. Ma in che modo? Ma hanno capito che rischiano di perdere chi non accetta il contenzioso è perché ha un'idea che vale il suo business sostanzialmente, questa è la verità. Mm-hmm. Perché se non ti interessa avere ragione sempre e comunque, il contenzioso lo accetti, anche perché ti permette di ampliare anche il tuo pubblico potenzialmente. Ma loro sanno che col contenzioso lo perderebbero, perché il loro obiettivo non è sensibilizzare, il loro obiettivo è indottrinare chi è già sensibilizzato. Esatto. Ma loro già li seguono quelle persone, già sono d'accordo con loro. Cosa continuano a ripetere sempre le stesse cose? Tu l'hai definito una volta in un tuo video femminismo dogmatico dottrinale, dall'epoca hai utilizzato questa terminologia. Le ho cambiate tutte. Le hai cambiate tutte. Perché in realtà invece si ascrive benissimo per tutte le imposizioni, le regole che loro dettano. Ne hanno sempre una per poterne uscire e colpevolizzare poi l'altra parte. Anche se poi loro non vogliono colpevolizzare in realtà. Lasciamo stare. Quindi sì, sono completamente d'accordo con quello che hai detto. Visto che esistono anche incel femmine, solitamente chiamate femcel. Non so, non si potrebbe semplicemente cercare di avvicinarle agli incel così da risolvere il problema? Cosa c'è che li divide? È semplice, c'è una sproporzione. Anch'io ho un amico omosessuale, no? Cioè, uguale. No, c'è una sproporzione enorme. Le incel femmine esistono, ma con dinamiche diverse rispetto agli incel maschi. E sono comunque una minoranza. Credo che la teoria dell'ipergamia sia una teoria tutto sommato realistica, nel senso che avendo molta offerta, mediamente le donne riescono a selezionare un po' di più e c'è una fetta di uomini che effettivamente viene tagliata un po' fuori. Io non sono d'accordo, Marco, perché ce ne sono veramente tante. Questo... Cioè, ce ne sono tante che non si fanno sentire perché si vergognano, perché sanno appunto che la ragazza dà per scontato il fatto di essere richiesta. È lo stesso principio opposto. È lo stesso principio opposto, ma con di più il peso della vergogna, cioè almeno i maschi hanno sdoganato un po' sta cosa tra di loro e riescono a incontrarsi. Le femmine hanno talmente un giudizio l'una contro l'altra che dirti: Chiara, io sono troppo un cesso per interessare a chiunque, con me non ci ha mai provato nessuno e io sono vergine perché con me non ci ha mai provato nessuno, perché sono troppo brutta, non te lo dirò mai, perché si tendono a nascondersi. Ci sono un sacco di donne, ragazze, donne che si nascondono, ma tipo i hikikomori, ok, però a livello dell'altro sesso e magari fanno bel viso a cattivo gioco, no, va tutto bene, ma sì, ma anch'io ho avuto un ex, così poi si inventano, perché tra ragazze è anche molto più difficile accettare la sconfitta, perché c'è anche molta più competizione, secondo me, a livello sessuale. Sì, però sì, mi ricordo, ne avevamo parlato. Abbiamo fatto una live insieme. Una live insieme su questo, infatti. Io credo che siano due cose. Cioè, io non ripeto, sono d'accordo con te, però credo che le dinamiche siano un po' diverse. Cioè, la donna fa più fatica a trovare la relazione che la soddisfi sul piano soprattutto psicologico. L'incel proprio a volte non è nemmeno in grado di approcciarsi fisicamente, non ha mai avuto magari una... Io credo che l'hikikomori sia soprattutto maschile, anche perché il maschio tende a essere molto più invisibile della donna. E questa cosa, tra l'altro, me l'aveva confermata una ragazza transessuale che si chiama Eloisa, che conosce a Bicocca. Ma non so chi sia. Come no? Cazzo, no, ma certo, ho fatta conoscere io. Ma che cazzo dici? Io ho intervistato prima. Lui ti crede, Ami. Comunque, una cosa che mi colpiva di quello che lei disse è che, appunto, nella transizione da maschio a donna, lei ha notato un cambiamento enorme per strada. Cioè, prima, quando era maschio, camminava e non la notava nessuno. Lei diceva: ero invisibile. Poi, quando appunto ha fatto la transizione e appunto veniva percepita come una donna, giustamente, le cose sono cambiate completamente. Cioè, lei diceva: ho cominciato a avere sguardi, ho cominciato anche a avere molestie. Però, ecco, da una parte... A me è successo l'opposto, però. Eh? A me è successo l'opposto. Come mettiamo? Caccomatto. Può darsi che mi sbagli. No, è che tendenzialmente è così. Però nel mio caso, diciamo che attiravo... Scusa, quante molestie prendevi prima? Perché adesso ne prendo un sacco. Guarda in chat, cioè...
da ragazzo un sacco. Sì? Molestie di che tipo? Prese per culo. Perché non provo quel senso. No, 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 perché lei dice, non ero per niente diversa. Invisibile. Mi guardavano tutti, tutti, perché ero comunque un ragazzetto con sti capelli uguali, identici, proprio penso la stessa lunghezza, però biondi, e senza... senza barba, perché ancora si confondevano con la barba, mi cagavano parecchio il cazzo, quindi insomma era veramente, invece quando ho fatto insomma noi, quando ho fatto niente, semplicemente quando ho smesso di vestirmi da maschio, non mi ha più notato nessuno, ero diventata invisibile nel senso buono, nel senso che non ricevevo più quegli sguardi. Ma quegli sguardi tu li ricevevi perché eri androgina e non riuscivano a definirti, perché incuriosivi, perché eri un ragazzo fuori dagli standard, certo. Ma io dico, se tu sei, sì, sei un lui ragazzo intendeva un altro, non so, infatti era bello, per cagare il cazzo, cioè, questo è il mio poca obiettivo. Attenzione mediamente, cioè, io credo che un ragazzo che non sappia fare il primo passo, e ce ne sono tanti, non avrà quasi mai nessuna, che, cioè può darsi che ce l'abbia, ma è abbastanza mediamente più raro rispetto che una ragazza, cioè una ragazza anche timida, qualcuno che magari la cerca, ci prova, la prova a portare fuori, la prova a invitare, magari le dà anche fastidio, cioè il ragazzo sostanzialmente tende a essere invisibile, quindi perché diciamo non che c'è neanche nella cultura l'idea di andarlo a cercare, è sempre il ragazzo che si deve dare da fare per procacciarsi la donna, no? Sì, la donna è lì che fa la bella statuina. Tra l'altro, infatti, tante volte quando sento ragazze che mi dicono: no, ma sono troppo brutta, con me non ci ha mai provato nessuno, io puntualmente gli chiedo: ma tu ci hai mai provato con qualcuno? No. Allora, cioè, anche questo... è molto una questione culturale, perché poi vai in altri paesi ed è diverso, cioè per dirti, non so se adesso sono cambiate le cose, ma quando vivevo in Svizzera era il contrario, cioè tu dovevi aspettare che la ragazza ci provasse con te, perché se facevi tu la prima mossa eri molesto. Vabbè, questo uguale. Quindi una questione... No, vabbè, cambia molto, però credo che se si parla in tutto il mondo di Insta vuol dire che un problema c'è. Sì. Sì. Ami, cosa stai combinando lì? C'erano delle domande che disegnavo sul telefono. Sì, e sto... Mister Reaction. Sto non dando. Comunque sì, ragazzi, sono bionda! Cazzo! Facci vedere delle foto! L'ho già fatto, stanno su internet. Ah, vado subito L'inter. A vedere. Vado tutti subito. A cercare Bicocca bionda. L'hai già visto quel video? Aspetta, vado a vedere anch'io. Bicocca bionda. Eccola. Tutti col telefono a mano. Ma l'avete visto? Approfitta per fare domande, vai. Sì. Non esce. Cosa fa? Non esce, no, che non esce. Non esce. Non sei famosa abbastanza. Se scrivi... Sei mai diventato molto amico della persona che in realtà ti piaceva? No, anche perché da quando ho iniziato a provarci si capiva se ero interessato e partivo subito all'attacco. Sono diventato che molto molesto, ho fatto una sorta di effetto rimbalzo, cioè quando ho capito come ci si prova con le ragazze sono diventato quasi un... Quasi molesto. Sono diventato, cioè, tipo, andavo subito al dunque, ero un po' quasi impazienza, impaziente. Quindi no, non mi è mai capitato di essere amico della ragazza che mi piaceva e non credo che capiterà mai, perché sono abbastanza diretto e abbastanza trasparente. Io ormai è persona, quindi te lo dico subito se mi piace. Cosa... Vabbè, fanno queste domande, io... vabbè, questo vi rispondo io. Studia all'università, ragazzi, cazzo di domande fate quello che... No, non studio più da un po' di tempo all'università. Vabbè, hai studiato, dai. Ho studiato. A tavola, di solito, ti macchi. Sì, grazie, Claudio. Sì. Vedi che... Grazie, Claudio. Il sabato. Ah, hai visto? Bravo, Claudio. Mick. Sì, scusate, ero lontana, no, scusate. Stacco prima perché mi ha rotto i coglioni. Ero lontana. E dico, a tavola di solito ti macchi? Oh. Sì, mangio male, mangio in fretta, sono abbastanza frenetico, quindi sì. Ma ti sbrodoli? Sì, è una fantasia sessuale questa. No, io potrei vomitare guardandoti mangiare. Ma... No, niente, Marco. No, è che io ho proprio il... come dire...
il neurone specchio che mi risponde col vomito quando qualcuno si sbrodola. No, vabbè, non è che sono un troglodita, molto meglio. Mangio però un po' di fretta, a volte mi sporco, sì. Ma quindi fa anche rumori con la bocca tipo porco. Vabbè, non lo so, sono un po' devi trovare delle giustificazioni per il fatto che sei fidanzato e quindi cerca di sessualizzarti in questo modo, cerca Marco. Di trovare le pecche, capito? Perché almeno cioè, vabbè, dai, ma alla fine si sbrodolava, quindi va bene così. Sì. No, no, va bene così. Questa niente, guarda. Non saremmo potuti convivere. Non sarebbe funzionata. Non avrebbe funzionato. No, Marco, cosa mi hai fatto? Lo so, mi sbrodolo. No! Ma facciamo un sondaggio, no? Ma andiamo avanti. Ti è mai capitato di giocare troppi soldi slot machine, poker, briscola, vabbè. Sistemi super la lotto e perderne tanti? No, ho giocato solo poker per un periodo, ma giocavo pochissimi soldi, proprio con amici o un po' online senza soldi, che non ha senso giocare a poker senza soldi. Però mi ero preso col Texas Hold'em, basta, l'unico gioco d'azzardo che ho mai fatto nella mia vita. Non ho mai giocato slot machine, robe, ma mi fa proprio schifo. Non capisco. Quanti incidenti, tamponamenti, ammaccature e graffi hai provocato in vita tua con auto e moto? L'ultima è stata la più divertente. Sono andato dal meccanico perché avevo un graffietto e mentre ero dal meccanico ho sfasciato la macchina. No. Cioè, quindi ho sfasciato completamente la macchina, gliel'ho lasciata direttamente lì e gli ho detto guarda, tienila perché... Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Un graffiettino e gli ho lasciato la macchina distrutta. Ma com'è successo? Perché invece di frenare ha accelerato, ha investito pure il meccanico. No, c'era la targa di una macchina a uncino che mi ha uncinato il paraurti dietro, me l'ha proprio divelto e praticamente sono arrivato parole. Lì e l'ho distrutta lì, esattamente dove sono arrivato. Era tutto calcolato. Comunque una 5-6 volte, non di più, dai. 5-6 volte. Ho la patente da 10 anni, quindi ci sta più o meno. Mai grave però. Uno dei tuoi prossimi obiettivi è tipo cambiare la moto, l'auto, elaborare la moto. Che domande sono fare un viaggio? Guarda, sono di curiosità, perché sono persone un po' particolari. Ho detto ragazzi, non vi fissate sugli incel, perché sennò andiamo avanti. Evitiamo il femminismo, incel, queste cose qua. Ma voglio prendere una macchina completamente elettrica, però non so se ce la farò e non so. Ma non avevo finito, Marco, però non me ne frega un cazzo della tua macchina. Finito, aspetta, dico cambiare una macchina, una moto in questo caso, però aspetta, potresti anche fare un viaggio o anche comprare dei bei vestiti. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Capito? Il viaggio, soprattutto col COVID. Ho voglia di fare un viaggio. Prossimo, non sono mai stato. Io prima della pandemia viaggiavo tanto per l'associazione, andavo spesso, cioè facevo anche 2-3 viaggi in Italia al mese. E adesso un po' mi manca perché è tanto tempo che non li faccio e quindi anche dei viaggi per dire 2 giorni fuori ci ho proprio voglia. Viaggioni magari un vabbè po' non si tratta di questi poveracci, non intendono un viaggio di un giorno, viaggione, cioè proprio un bel viaggio tronfio. Sì. Sono un po' pigro io sui viaggioni. Sono vabbè, un po' facciamo la macchina elettrica, è più funzionale, è comoda. Scegliamo noi per lui. Vabbè, già sta. Sì, un bel viaggio di 2 giorni. Macchina elettrica. Va bene, macchina elettrica è andata. Considerando le tue esperienze amorose, puoi ritenerti più soddisfatto oppure più a debito? Sì. A debito? Sì, cioè che hai ricevuto abbastanza dalle ragazze che hai avuto o ti sei preso più inculate questa? Grazie, Buca. La seconda, direi. Io penso di avere... questo è uno dei motivi per cui faccio fatica a innamorarmi, perché penso di aver sofferto più di quello che ho goduto nella mia precedente relazione, quindi alla fine il bilancio pro e contro dico, ma chi me lo fa fare? Cioè, sono un po' una visione pragmatica dell'amore. Sì, è più la fatica che il gusto. Schifo. Quindi poteva andare meglio. Ci sono rimasto molto molto male quando è finita. Io ero proprio dipendente da questa ragazza, quindi cioè quando m'ha era lasciato... questo forse che era sbagliato, la dipendenza affettiva, relazioni tossiche. Sì, purtroppo era una relazione tossica, lo ammetto. Questa ragazza aveva un po' la sindrome della Croce Rossino, che è proprio la cosa più sbagliata che si possa avere. Ti voglio chiedere una cosa, ma se tu adesso, che sono passati anni eccetera, la reincontrassi,
come sarebbe la tua reazione? Intanto le farei i complimenti per il figlio che ha fatto. No. Ah! Perché credo abbia già 2 anni, credo. Hai già vinto. Quindi... No, penso che non sono cambiato talmente tanto che non mi interesserebbe più. Anche se continuerei a trovarla carina, perché sicuramente mi piaceva molto fisicamente, però sono cambiato talmente tanto io nel frattempo. Vabbè, ma anche ha avuto un figlio, quindi ciao. No, a quest'ora ha avuto un figlio da buttare, ma che discorso è? Scusami. A quest'ora c'era papà Grevaldi. Cioè... No, io sono uscito con tante mamme su Tinder. Almeno 3-4 mamme. È uscito con tante mamme. Ah sì? Appunto. Ah, pro MILF quindi. Ma non pensavi ai bambini? Gli chiedevo, ma secondo te, siccome tu sei mamma, io dovrei avere un occhio di riguardo nei tuoi confronti? E loro mi dicevano, no, mio figlio è una cosa, io non voglio che tu ti faccia particolari scrupoli. E quindi io dicevo, va bene. Anch'io devo uscire con una particolari... mamma. Sì? Sì. Poi si è ammalata la figlia e non sono più... Cioè, si è ammalata la figlia, c'ho avuto tipo una tosse. Vabbè, meno male. Perse le vite. Detto così. Non era più mamma. Ma era interessante perché... era una mamma che poi... La humor è... Marcolino, ho conosciuto su un'app di incontri lesbici. Quale? Wapa. Wapa. Wapa? Wapa. Meglio. Wapa. Meglio. Io ho veramente molte esperienze brutte su quell'app. Sì? Sì. Non no, sentita, Wapa è terribile. Ma... Dovrebbe essere. Ma scusami, ma Tinder non c'ha la sezione che ti fa scegliere anche... Non lo so. Però sì, quella era diversa. Sì, nel 2016 già c'era sta cosa? Ah, forse no, allora. Boh, non lo so, ma adesso c'è ed è da qualche anno che c'è. Nel 2016 non c'è. Ah, io vi dico questa cosa, mo faccio un attimo... Un aneddoto simpatico. Simpaldi. Allora, praticamente ci stava questa tizia, insomma, ci devo uscire. Diciamo che non era proprio il mio tipo, ma mi ricordava il personaggio di Life is Strange. Malissimo quando è così. È sempre un brutto idealizzi. E quindi l'avevo idealizzata, diciamo, molto. E comunque era cosa, Chloe. Life is Strange, no? Ah, oddio, sì. Che insomma, voglio dire. Beh, bella... Aveva il suo perché. Chloe. E praticamente ci sono uscita e fa... Mentre io stavo proprio in autobus perché non potevo prendere la macchina, che in quel periodo dovevo dividerla con i miei. E lei, mentre stavo in autobus, mi fa, ti ho preso un regalino. Io penso, no. Preso, nel senso, non mi conosce così, ma ho preso una boccia di vino. Se lo scolamo lì a San Lorenzo, che dovevamo beccarsi a San Lorenzo. E quindi arrivo lì e fa ciao, è un po' bassina, però comunque, insomma, così, molto greve, molto romanaccia, molto. Prendete, Bill Mick, regà, ce l'ho qui, mi sta qui, cioè, veramente? Come fate a dire Nick? Per me questa cosa è diventata una meme. Non è possibile, mi sta qui. E praticamente prendete me e Chiara, mettetele insieme, metteteci insieme, comunque non raggiungiamo la grevità. La che romanità. C'aveva. No, non è veramente greve. Quasi un romano tossico. E arriva, insomma, fa così, insomma, così, carezza i capelli, carina. Poi fa, senti, allora, portate il regalino, e tira fuori una bustina di cocaina. No! Cosa? Io sbianco completamente. Faccio, che senso? Infatti non ho capito. Fa, guarda, e gradire? Ho mangiato da poco, sto a posto. Ho già mangiato, grazie. Già mangiate! Sto a posto così, grazie. Cioè, rimasta male. Fa, vabbè, allora prendo io. Cioè, non avevo la macchina per scappare via. E quindi veramente poi siamo andate a bere un bicchiere di vino. Con lei intrippatissima in giro per lei stava, lei stava veramente col naso incipriato, dico solo questo. Arriviamo al bicchiere di vino e fa senti, prendi questo vino e non lo beve. Infatti te lo bevi te? Faccio, ma non lo vuoi? No, perché ho pippato. Poi mi sembra, vabbè, lo bevo io, quindi ho bevuto 2 bicchieri di vino, stavo inciuccatissima. E poi mi fa
lo sai perché stavo a San Lorenzo? Gli faccio no. Perché stavo spacciando con i miei amici. Per te è un problema? Figurati. Non c'è figurati. Nessun problema. Sto qui la faccia con comodo. Più che altro magari per tuo figlio. Non so. No. Tuo figlio. Mica c'aveva il figlio non questa. Guarda che non era la mamma, buca. La mamma cocainomane, cazzo. Ma che cazzo? No, ma veramente. Cioè, può succedere, per carità. Può succedere. Però no. Sì, purtroppo no, può succedere. No, cazzo, no. Per fortuna non ci sono stati bambini di mezzo. Meno male. Nessun bambino ha pagato per questa storia. E quindi praticamente è successo che poi è finita, è scesa la botta, si è incazzata, ha cominciato a dare calci alle serrande dei negozi chiusi. Mamma mia, che esperienza merda, io quella è stata l'esperienza in cui sono stata, diciamo, abusata sessualmente. No, non sto scherzando. Sessualmente? Sì, sono stata abusata sessualmente da lei. Sorvoliamo questa magari. Sai, ve la racconto. Anch'io sono stata molestata da una donna. Guarda che so terribili, eh. Sì. So terribili, magari un giorno ve lo racconto. So terribili, ma terribile. Poi un giorno te lo racconto magari. E quindi veramente alla fine mi fa, vabbè, senti, andiamo a casa mia, e faccio, no, guarda, senso, bello, visto che alzo un shock, però, guarda, dormo, c'ho un problema alla schiena, voglio andare a casa, ok, allora andiamo a casa tua. Problema alla schiena, che scusa è? Infatti aveva detto, se non fosse per il fatto che lei, vabbè, andiamo a casa tua, io ho fatto, no, voglio andare io a casa mia. Me la sono ritrovata nel taxi perché avevo un potere decisionale pari a zero. Benissimo. E il tassista ha incominciato, perché praticamente pensavamo di aver lasciato, anzi no, ci chiama l'agenzia dei taxi e ci dice, avete lasciato una borsa dentro il taxi? No, guarda, no, così. E praticamente il tassista mi manda un messaggio sul mio telefono e mi va, ti va se porto due birrette? No, il vabbè. Tassista! Il tassista, questo no, prima no. Di essere molestata sessualmente da lei, il tassista mi ha chiesto se volevamo che ci portasse due birrette. Ma io non ho parole. Ma sai che i tassisti lo fanno veramente spesso? Cioè, io non ho parole. Qui a Roma lo fanno spesso, Cioè a me è capitato spesso. Giuro. Io non so cosa dire in questo momento, credimi. E tu che hai risposto? Guarda, siamo molto stanche, stiamo andando a letto, che poi comunque non era così assurda come cosa. Ma io vuoi dire che cazzo vuoi? Ma io non rispondo così. No, una volta forse non rispondevi così. Infatti non avevo potere decisionale al tempo e quindi ero più... Marco, tu hai mai subito delle mancanze di rispetto a livello fisico, proprio di stoccacciamenti, di moleste dalle donne? Non mi ricordo, onestamente, quindi devo dire che non l'ho vissuta male in quel caso. Ecco, ok. Ma no, te l'ho subito e mi è piaciuto. Cioè, la mia ex era un po' manesca, ma diciamo, non mi metteva, era solo un po' isterica. Mm-hmm. Però no, non ho mai subito nessun tipo di violenza. Infatti io inizialmente sulla violenza sugli uomini ero molto scettico in realtà. Cioè, sul fatto che esistesse anche la violenza. Io mi ricordo che i primi video in cui ne parlavo, molti mi dicevano, no, Marco, stai sottovalutando la cosa. E effettivamente poi ho capito che era un po' più diffuso di quello che pensassi io, perché nella mia vita io non ho mai avuto nessun tipo di problema particolare. Ho capito. Abbi, hai un verdetto? Puoi finire le domande, perché forse sono quasi finite, quelle che ci avevi... Sì. Ti sono panicato col microfono. Ma com'è finita la storia? Scusate, cioè, alla fine ti ha violentato sta ragazza. Allora no. Non ho detto stupro e non ho detto violentato, ho detto abuso. Okay. Non è che tu stupri l'alcol, lo abusi, no? Cioè, non è che fria. Sto dicendo, sono state due cose, diciamo, stupro è esagerato, non è adatta come parola. Abuso. Ho detto violentato. Neanche. No, molestata, perché praticamente lei... sostanzialmente aveva pippato, io ero ubriaca e mi faceva paura, e quindi lei ha deciso che in quel momento bisognava fare sesso. Io poi figurati, io che faccio sesso con una persona appena conosciuta, proprio in generale, anche se mi piace da impazzire, non ci riuscirei. Figuriamoci con una persona che si è imbucata dentro casa mia quando non volevo, che aveva pippato e che aveva cominciato a prendere a calci le serrande. A casa tua alla fine? Ma ti ho detto di sì. Ah, non si era capito. Con i miei dell'là. Ma cosa? Eh sì, perché mi abitavo da sola. Quindi lei è così. Scusa, e quindi ma tu non eri tosta come adesso. A me no. No. Sembri una che non si fa a mettere i piedi in testa. No, io ti dico che io avevo lasciato Twitch proprio perché abbozzavo per gli insulti che mi facevano. Andavo in depressione. Ah, ma quindi più. Sei diventata così, non sei sempre stata così. No, ma l'ho sempre detto che io non so così. O meglio, non ero così dalla nascita, nel senso,
Ma sai che c'è? Cioè, alla certa o ci diventi oppure accusi e sì, magari vieni schiacciato dalla vita. Io non ero così greve, ok? Non c'avevo un carattere così forte. Però a una certa poi ho incominciato a mordere, cazzo devo dire. Cioè, nel senso, io ti ho conosciuto già. Voglio così. Voglio diventare quindi... come te? Sì, sì, sì. Ma, sono un po' stupito dal fatto che una ragazza sia riuscita in qualche modo a metterti i piedi in testa. Ma mi non, no, mi ha proprio cagato in testa, mi ha messo i piedi. Cioè, proprio mi ha usato come gabinetto perché io ero, era un periodo in cui ero molto fragile a livello emotivo. E quindi diciamo che lei se ne è approfittata della mia, del mio essere senza polso e quindi mi ha proprio abusato. Io sono stata completamente ferma, tipo bambola gonfiabile, perché avevo paura delle cose. Poi dopo ha fatto: senti, ma posso pippare? Qui fa come cazzo le pare, tanto ormai. Cioè, senso che dire... aspetta, perché poi fa, comincia a sanguinare dal naso e gli faccio... Stai... ti perde un po' il... stai perdendo un po' di sangue al naso. Ah, fa... Ah, sì! No, perché questa è roba buona. No, fatto, meno male. Pensa, ragazzina! Pensate... Ma poi smascellava, regà. Cioè. Che schifo. Io l'avrei cacciato a calci in culo. Ma io me ne adesso sì. Adesso è andata da casa mia. Andavo via. Vabbè, andavo a casa sua. No, dall'inizio al per rimorchiare non è il massimo, direi. No. Ma poi ho incontrato altre persone... veramente lei è stata la più scandalosa, che mi ha lasciato proprio un trauma, letteralmente un trauma. E l'unica cosa che è stata piacevole di Colosa è stata vedere il fatto che non avesse dei peli, non aveva proprio peli. È stata la prima volta in tutta la mia vita che ho incontrato una persona senza peli, non depilata, senza peli. Lei non aveva i peli sulle cosce, è stata una cosa assurda, non ho mai visto una cosa del genere. Questo è l'unico ricordo bello che mi è rimasto. Poi per il resto è stato veramente tutto un trauma che mi ha portato ancora di più ad avere, insomma, glabra, sì, ma non era glabra. Ma le però sopracciglia le aveva? No, sì, c'ho anche i capelli, non era quello. Nel senso. Non era l'alopecia. Non era glabra, non però sulle cosce sì, cioè aveva una pelle liscissima, proprio, se capisci quando ti sei fatta i peli o comunque, no, proprio non c'erano proprio, è una cosa strana. Magari c'aveva i peli sul petto, non lo so, sulle gambe ce l'aveva, quindi è stata... E tu eri partita col personaggio di Life is Strange, sì. Madonna mia, me la conosco. E comunque, sì, comunque tu non so se hai mai giocato a Life is Strange, sì. Chloe è un po', è un po' grevina, e quindi però anche no, quell'essere un po' greve che mi faceva trascinare, sì, capito, grevami tutta, sì. Il problema è che poi ha grevato troppo, troppo sì, sì, ha veramente era... grevato troppo. La prima volta che siamo sentiti al telefono mi ha fatto piangere, cioè fai te, a me che mi fanno piangere al telefono, mi ha fatta piangere. Ma poi come se n'è andata, cioè come si conclude, diventa mattina, piglia e se ne va? Cioè. No, è rimasta lì due giorni. Due giorni? Ma che ma cazzo stai dicendo? Raga, è rimasta... Io non sapevo... Ma i tuoi genitori... Che vuol dire che è rimasta lì due giorni? Perdonami. L'hanno adottata alla fine. In che modo è rimasta lì? Nel senso che non se ne andava. E io faccio... E quindi... Senti, io faccio... Non lo so, vogliamo fare una passeggiata... No, sto tanto bene a letto, ci mancherebbe, guarda. Allora ho provato a inventarmi delle cose per farla uscire, poi alla fine non c'è stato verso. Il secondo giorno invece siamo, un amico mio ci ha chiesto di uscire, siamo uscite. Il giorno dopo si è scopato il mio amico. Ah, bene. Si è scopata il mio amico. Vabbè, dai. Conclusione degna. Lei doveva essere lesbica, secondo... Ah, proprio lesbica lei, non lei tipo bisex? No, cose, secondo lei doveva essere lesbica. Mi ricordo che il primo giorno... Devo sentire al telefono, io ho pianto perché mi ha trattata malissimo, perché io semplicemente volevo sapere se aveva mai fatto uso di droghe, perché non lo so, a me mi interessa il fatto di sapere le esperienze delle persone, quindi io l'ho fatta in tutta ingenuità, lei si è incazzata, dice ah ma io quindi sono una tossica, questo prima di portarmi la cocaina, ah ma quindi sono una tossica, mi ha fatta nera, mi ha fatta sentire una merda. Io ho pianto e poi ti portare una sorpresa, non so che cosa ha pensato con quelle domande. Quindi prima di vedervi, minchia. Sì, ma ha fatto piangere prima di vedere. E quindi sì, a bicocca che piange al telefono da una persona. Successo anche questo. Beh, non poteva essere un sentore, un campanello d'allarme che ti ha fatto piangere, no? A voglia. Però io dire, avevo bisogno di attenzioni, avevo bisogno di... Capito, no? Quella cosa del... Sentirsi desiderata. Sì, a sentire che magari c'è qualcuno che te se caga. È un periodo di estrema fragilità e quindi ho deciso... Infatti sono stata responsabile in parte di quello che mi è successo, nel senso che in quella situazione mi ci sono ficcata un po' io. Mm-hmm.
Okay. Poi non è giustificato quello che è successo, non è che ho colpa di quello che è successo, però sicuramente una persona del genere se poteva siamo evitare. Siamo arrivati ad aver paura di autocolpevolizzarci. È terribile. Ma no, è che... cioè... Marco sta analizzando. Cosa? Marco si sta bioccando pure un pochino. Cioè. Ma perché è bioccando? È lui che mi ha chiesto la fine della storia. No. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Si canalizza. No. Come la nonna che dice no, mi sta dall'occhio. Puoi farci un saggio su questa cosa? No, mi incuriosisce. Cioè, questa ragazza che si intrufola a casa tua e poi non se ne va. Mi incuriosisce tu guarda... che gli lasci fare tutte queste cose. È quello che ti incuriosisce più che lei che fa una cosa del genere. Sì, perché non ti ci vedo così mansueta. Cioè, io mi immagino tu che gli dici, oh, ma te ne vai a fanculo, cioè, io ho questa immagine di te, poi si vede che ti ho conosciuta già quando eri evoluta. Coatta. Vabbè, allora, Marco, allora, coatta è un conto, cioè nel senso, bullina. Sì, potevo essere anche prima un po' coatta, il problema è che sono, tendo ad essere un po' sottona nei rapporti. Ok, e quindi avevi conosciuto quel giorno, che rapporto è, scusa? Vabbè, un rapporto interpersonale di un qualcosa di no? Ecco. Una cosa, vabbè, Marco, senti, io non è qui. Non capisco, e non capisci un cazzo, però lascialo stare, metti in difficoltà. Fai domande serie. I rapporti cazzo. Dove c'è interesse e tensione sessuale. Ma non c'è nessun interesse, lei voleva scappare, voleva. Cosa? C'era prima. Lei voleva scappare. Ah, c'era prima, vabbè, ma nel momento in cui non c'è più. Vabbè, comunque, sei stato soggiogato. Era in soggezione, diciamo così. In soggezione, non sapevo bene come gestire la cosa e quindi ho fatto lo zerbino sostanzialmente. E avessi avuto più polso me la sarei cavata sicuramente meglio. Però comunque è stata un'esperienza, Cioè, comunque io ho qualcosa da raccontare ai miei nipoti che non avrò, che comunque oddio, è successo... Oddio, evita di raccontare una cosa del genere ai nipoti, che magari non è proprio istruttivo. Ho detto che non avrò. Ah, ok, che non avrai. Però se ce li avrai... Comunque manco Dumbo è istruttivo, Chia. No? No. Perché? Quanto spendi per moda, ricordo, Marco? Dumbo. Quanto spendi? Guarda, mancano poche... Quanto spendi per la moda? Per la moda. Per vestirsi. Ma adesso mi sto dando un limite, però c'è stato un periodo in cui spendevo tanto. Tanto relativamente alla media maschile, credo, perché calcolando i miei fratelli, mio fratello grande prende i vestiti da me, che sono il medio, io ho due fratelli, uno più grande e uno più piccolo, e io do i miei vestiti a mio fratello grande perché io ne compro troppi e quelli che mi avanzano li do a lui che non compra un cazzo. Ma magari uno per Buga è libero. Sì. No, quello grande è sposato da una bellissima bambina, ecco. Che è mia nipote. Bellissimo. Quello piccolo è un po' troppo piccolo per Buga. E poi beh, dipende. Quello... Quanti anni ha? Dipende. 23. Fattibilissimo, secondo me. 18, va bene. Vi presenterò. Chi? Dex 5 ha fatto un ride, 22 utenti. Scusa, grazie. Se non ti abbiamo cagato, ma stavo raccontando le mie disavventure. Ma non è apparso neanche niente. Non appare niente. Non cazzo, non funziona. Dico quanto spendi per la moda? Me l'hai già detto. Quando bevi? Non ha preso. Quando bevi, magari in compagnia, rimani tipo sobrio? A volte sei un poco brillo? Ti devasti, non ti ricordi un. Non bevi proprio? Ah, astemio? Astemio? Ma no, ma per un problema di stomaco faccio... Già, sempre quel discorso. C'è la cosa più acida del mondo, bevo pochissimo. Sesso, droga e rock and roll, come sei messo con la seconda? Zero. Ma perché siamo su Twitch, lo dici? Anche per i problemi di stomaco, ho incominciato a mangiare palle. Che cazzo vivi a fare? Fatti operare, dai. Cosa devo vivere a fare? Non lo so, vivo per... non lo so. Vabbè. Per la gloria. Infatti ogni tanto me lo chiedo. No, ma Marco, comunque puoi risponderci in privato con la verità. Io non ho mai fatto uso di droghe. No. Non ho mai fatto uso di droghe. Tra l'altro l'altro giorno ho intervistato due ragazzi di un podcast di droghe e loro proprio un podcast di droghe. Raga, no, perché non siamo un podcast di droghe, cazzo? No, nel senso che loro parlavano di droga, tutto cioè erano due roba di droga, quindi volevano legalizzare tutte le droghe. E vabbè, finché si parlava di proibizionismo, ok, vabbè, fatto il proibizionismo, va bene. Poi a un certo punto io gli faccio, ma voi fate uso di droghe? Loro, sì, no, noi ci droghiamo un botto, ci piace.
E lì la gente è incominciata un po' a storcere il naso, perché questi qua dicevano no, ma io cioè, non è, erano persone serie, secondo me, però sicuramente mandavano un messaggio del ma sì, drogarsi non è particolarmente drogarsi sbagliato, meno, drogarsi farlo, tutti e farlo con saggezza. Io dicevo io non ho mai provato droga, a parte un tiro di canna, ma giusto così per curiosità. Vabbè, un classicone, quello che fanno tutti, ma dai. Sì, ma quello che fai, ma tra l'altro l'ho fatto a 24 anni, tipo tardissimo. Nel tuo ufficio, ambiente di lavoro, i tuoi colleghi ti tengono in considerazione? Ma adesso non ci vado più praticamente perché appunto mi sono a parte tra il Covid, ma vado molto meno. Cioè, nel senso, sono libero professionista. Comunque, cosa vuol dire mi tengono in considerazione? Ti tengono in considerazione, ti tengono in considerazione solo quando devono chiederti favori? No, mi vogliono bene, mi vogliono bene. Lavoro in un ufficio di ragazzi digital, tutti giovani, tutti under 30 o sopra 30. Quindi ti tengono in considerazione, sei un chaddone importante. Sì, sì. Sei un chad. No, guarda il no. Suo no, lancia Marco, se qua camicetta potesse parlare. Perché siamo quasi tutti uomini, quindi... No, io sono contornato da maschi bianchi etero. Ah, ecco. La mia vita. Quindi? Da rivedere questa cosa. Che volte era uscito un virus? È un virus, è tutto bianco. Qui guarda, se c'è un cazzo. Aiutami. Se è un virus, ragazzi. 20 e 40 minuti di domande e ti esce il virus. Ma non è possibile. E niente, non c'è. Spero che ti abbiano fatto piacere queste domande. Vabbè, tanto, cioè, sono domande completamente a caso, cioè su qualunque cosa. Vai, provare, perché vai, ti vedo mettere in panichi. Ma, proseguite, non stoppiamo. Ok. La magia. Sì. Niente, io volevo fare questa cosa, quindi sono un attimo... vabbè, avete delle domande voi da fare? Bah, no. No. Ho preso il virus. Perché non va? Cioè... Ma avevi segnato delle domande. Però ma puoi dire almeno che test era, vai, glielo sveliamo. Vabbè, come si chiamava? Non erano domande della chat, era un test. Su quanto sei, su quanto sta, sei, quanto sono femminista? No, quanto sei pirla? Sì. Test di quanto sei pirla, ma non ha funzionato perché invia e scopri il profilo. Non mi è uscito un virus. Adesso mi hanno messo un backdoor dentro al telefono. Quindi infatti, mi sembrava una domanda un po' fantasiose per fatte dalla chat. Vabbè. Dai, questo è un fallimento epico, guarda. Ma no, perché io quando ho messo questa cosa mi ha aperto una pagina che è questa, che è Magna Romagna. Magna Romagna, ma non esce un cazzo però. Mannaggia Romagna de Magna qua. Ma che è? Confirma rinvio, ma non è che devi fare qualcosa qua per fare il... Per... Allora guardo la mail. La mail. Il rinvio. Scusa, vabbè, andate in affanculo, senti, abbiamo fallito, basta, è vabbè. Un fallimento. Marco, lo dico io, sei un pirla. Va bene, mi piace. Lo dico io. Va bene. Non abbiamo tempo di aspettare il sondaggio adesso, andare così. Ragazzi, va bene, accetto il verdetto fallimento. Allora. Accetto, sono un pirla, va bene. Tanto ma io la potevamo fare da là sta cosa, mannaggia. Ma come la faccio da lì, che ho la faccia di Marco, come faccio? Da qui? Ah, e qui devo leggere la chat, le cazzate la mettevi che scrivo. Di là la chat? No, raga. Mi piace perché sei per spiegato, ma dovevi di prima. È andata così, niente. Non sapremo mai quanto è pirla, Marco. Vabbè, in realtà se intrattenere tipo 3 minuti lo rifaccio, tanto me ne ricordo. Intratteniamo 3 minuti, vai. Marco, prego. Facci una domanda ad ognuna di noi, vai. Madonna. Allora, Red Lilium, cos'è che mi hai dissato? Cos'è che mi hai detto? Adesso lo voglio sapere. Aia. E beh, Marco, ma tu ti lamenti che non guardano le tue stream, io ti potrei dire lo stesso, scusami. Io in realtà lo so che non ci guardiamo vicenda. No, io ti guardo. Ma perché mi dà fastidio sentire la gente... Quando fai video su di me, io non riesco a guardare, mi dà un fastidio. Sai che anche a me, io non li guardo. Anche se parlano bene, però tipo anche quelli che facevano il cerbero così, non li ho mai guardati, perché mi dava sempre un po' di...
pesantezza. Poi in quel periodo non avevo voglia di sentire ancora quella storia lì, mia, cioè, quindi vabbè, dai, allora cambiamo domanda. Come va con Mr. Flay? Mamma mia, una domanda, mamma una mia. Meglio dell'altra. Ma si guarda, vendica. Marco. Ti vendica? Guarda che ti disto, mi faccio amica le femministe, veniamo tutte quante. Io non ci ho capito niente. Prima ma è due persone che si lasciano e che dopo tempo si rifrequentano ancora con qualcosa di non definito. Tutto qua, però dopo 2 anni e mezzo di convivenza sai pure che comunque non è che finisce con uno schiocco di dita il tutto, questo è. Però sul personale, Marco, devo dire la verità, cioè sei al pari di, quelle, troppo, di quegli utenti di quegli utenti che entrano in chat. Ma allora ma posso farti una domanda? La domanda è che io le ho appena chiesto, ma di chi sto parlando? Cioè, io non ho tabù e quindi do per scontato che anche le persone non abbiano tabù. No, no, comunque spero di aver soddisfatto come risposta. Vabbè, no? Vabbè, Marco, ne parliamo in privato, io ti devo dire i cacchi. No, io ne voglio parlare in pubblico. No, 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 e ti ho risposto. Ah, va bene, allora, non so, Buga, come mai non ti chiedimi del mio fare... cuore spezzato, dai. Chiedimi del mio cuore spezzato. Cioè, anche tu hai il cuore spezzato? Eh? No, sì. Anche tu, gli hai spezzato te. Svegliamo. Ma sì. Io Luca, non capisco. Luca, dici come va il tuo OnlyFans. Allora, bene. Ultimamente però ho finito le foto perché i fotografi hanno c'è il Covid e non vogliono fare le foto. Vabbè, foto allo specchio. Okay. E non ho foto professionali da mettere su, quindi un po' me le invento. Un po'. Però io c'ho il tarlo della professionalità. Cioè deve essere una foto fatta dal fotografo, ma col set, con tutto. Le stanno ancora spacciando nei gruppi? Allora c'è una persona contro la quale sto agendo ed è bellissimo, però altri non ne ho visti, ma mi hanno suggerito le colleghe, nel senso coloro che usano, mi hanno detto ma lascia perdere, fanno solo pubblicità, però io sono ignorante e denuncio tutti. Ah, quindi c'è una causa in corso? È anche giusto, sì. Non ancora. Però, perché l'ho scoperto sei ieri, bloccato. Quindi dammi un attimo. Beh, che dire, no, follettini, follettini e follettine. Niente, il test non lo sapremo mai. Vabbè, dai. Lo rifarai in live, poi lo ricarichi su YouTube così sapremo tutti quanti se prossima live lo faccio e vi mando il risultato. Bravo. Promesso. Tanto qual è il quanto test? Quanto sei pirla? Te lo mandiamo in privato. Percentuale, poi mandaci la percentuale. Vabbè, dai. Diciamo che possiamo lasciare Marco andare a letto. A riscaldarsi in vicino al suo fuoco. Guarda Marco, puoi andare in live un quarto d'ora e poi te ne vai a letto. Ho già detto che non avrei fatto live, quindi adesso mi vado a buttare sul divano, tranquillo, appena mi lasciate, libero. Allora, tranquillo. Per me sì. Sono libero? Sei liberissimo. Okay. Hai fatto stra compagnia per un sacco di tempo, tra l'altro. Top, quindi grazie. Top ospite, se hanno anche il secondo, e la prima era la Cantini. Quindi il primo a prescindere. Di qualità, tra l'altro. Mamma mia, guarda. Infatti, hai rimesso equilibrio proprio ho saputo, qualità. Figo, dai, sono contento. Poi magari ci rivediamo nei singoli canali. Sì. Guarda quanto è bella l'imposta. Guarda quanto è bella. Cioè, ci fa fare una bella figura. Ci fa fare una bella figura. Bravo. Cromaticamente. Sì, anche sì. Bello, rosso bello. E blu. Cioè, proprio una cosa. Bellissimo, proprio. Dai, grazie, allora Marco. Grazie mille. Ciao, Marco. Vai. Ma la musica Asian Style non c'è più? Asian. Ci sta la musichetta. Ma che vuoi? Levate. Yeah. Ci sta. È il giardino dei ciliegi, che cazzo di... Vabbè ragazzi, come vi è sembrato... Rimetti la chat. Mamma mia, c'ho sto coso da... lo so, pure io. Sto palone... Come vi è sembrato... Questo è stata carina, una puntata
Bello, bello, bello. Finalmente abbiamo parlato con una persona sana di mente. Vabbè. Che ci ha potuto... Oddio, non è che fosse difficile trovare qualcuno che fosse più... Beh, dopo il primo ospite sembrava molto difficile. Dico, sembrava molto difficile. Dopo la cantina, insomma, penso che pure se prendevi... No, vabbè, mi dissocio. Beh, Marco mi dissocio. È piacevole. Marco è un ciandone. È un ciandone. O quella, mamma mia, ragazzi, quella camicetta. Se potesse parlare la camicetta. Quel bottoncino. Per bottoncino. Marco vecchio. Allora, trapano, io direi che è giunto il momento più atteso della serata. Con cui c'è andiamo a letto? No. Idride. Forza. Siete pronti a idraidare qualcosa? Allora, cerchiamo delle persone che sono pronte ad essere... Che cos'è un idride? Grazie, troppo rosso. Grazie. Che cos'è un idride? È un ride a un piccolo streamer o una piccola streamer che sta crescendo. Noi facciamo un mega idraidone. E gli portiamo un po' di pubblico e vediamo facciamo, la gli facciamo sua prendere anche un po' un coccolone. Facciamo prendere un po' un coccolone. Sì, un coccolone. Quindi puntiamo ai canali piccolini, ovviamente. No, cioè, nel senso, capito, potremmo ostare Zabbe, gli farebbe molto piacere. Sì, però, ce ne sono. Però ci sta pure Shifty, no, che sono amici nostri. Però proprio abbiamo come obiettivo andare a prendere proprio le persone piccole. Sotto i 10 possibilmente. Per dare una gioia in quel momento, inaspettata soprattutto. Quindi, oddio, ho visto questo, i nudi, raga, ma questo. Che è? Un titolo sì. Movimento. Allora, aspetta, lo apro e lo tengo un attimo qui. Metto in pausa e poi li selezioniamo. Sì, aspetta. Bravo. Che è sta roba? Infatti è proprio il secchione che sembrano tutti screen di porno, non ho capito perché io non so come fa la gente a guardarselo senza avere l'ansia di rischiare. Io lo censuro tutto, faccio censurare tutto dal mondo. Lui ci impegna tipo 5 ore minchia, tanti... grazie Matti per i cironi, grazie, bello, grazie mille. Addio. Ancora, ma c'è stata la punta, c'è la puntata nuova? Stanno a fare la reaction stasera. Proprio, sì. Ma tutti proprio. Ah, copia del Cerbero. Ma mi chiedo in diretta. La live si intitola da sola. Le teppe della strada. Mamma mia. Ma che è? Mi sa di macio. Ariecca Poversecchione. Tutti a guardare Poversecchione stanno a fare la reaction. Madonna sì. Mia, raga. Test live numero 3. Vai, è quello giusto. È il nostro? Test live è quello giusto. Vabbè, ma sempre quelli che si fanno i test che non capite. Poi dai. Vengono bannati perché si... Dai. Denti d'oro, raga, ma io mi rifiuto. No, è bellissimo. Dai. Young signorino. Sì, la Tuscolana. Grazie, Sabdi Wise, grazie. Ma Penny? Che sono dolori, se no. Sentiamo un attimo. Sentiamo che dice. È l'uomo giusto. E niente. Del resto. È l'uomo giusto. No, madonnino. Purtroppo è esagerato. Però l'ho sospeso, non l'ho bannato. Sono tatuaggi veri? Sì. No, oddio, non lo so. No, sono veri. Questo quando era un embrione. Questa foto. Si vede capito? Che cazzo di foto è? Tuo figlio? Effettivamente non c'entra niente. Non c'entra niente. Dai. Però è contento. Però è contento. Secondo me se merita. Io di solito, prima di fare i ride, vedevo se li meritavano in qualche modo. Quindi facevo delle domande trabocchetto. Se rispondevano... Ma è dura. Vabbè, tipo gli dici... Vado nel parchetto. Beh, raga, ma questa è roba di droga. Cioè, veramente... Questo ascolterà 10 su 10 la trap, lo dico io. Sì, no, ma infatti dai, vabbè, la trap. No, avanti, aspetta, vediamo questo. Ci vuole, sì, ci vuole allenamento, ci vuole pazienza, ci vuole... La botta questa. La tecnica giusta e tutto quanto. Questo, raga, questo qua, una personcina a modo. Vediamo. Ciao a tutti, sono Santux. Vi do il benvenuto nel mio canale. Dove Santux, troverete. Che magari si chiama Santino, hai capito? Allora, Santux su Twitch. Underground. Principalmente che mi ha accompagnato la chiacchierata e leggerezza. Buona permanenza, ti ringrazio. Abita pure a Roma, hai capito? Proprio... No, razzismo, no, omofobia ci piace. Pulito. Una figura pulita e professionale. Una figura. Mamma mia, sta pianta qua, sta una savana, diventa enorme, diventa, ma... brava Anna, bravissima. Stai di attestare.
È un problema. Aspetta, fai te? Sì, ma fallo bene, però. No, lo fai te. Tanto scrivi e poi. Slash. Ma non è cliccato, mi sa, raga. È cliccato. Ah, lì, ah, ok. E che certo cazzo di telefono? Spazio Ctrl V. Di perso. Eccolo. Ma ragazzi, perché abbiamo coperto il cavo della tastiera mattutina? Perché prima c'era solo quello e il mouse. E il mouse non doveva essere rigido. E poi il partito? Il coso qui doveva stare qua. No, non è partito. Allora vado, Accetta solo follow. Mettete follow. Mettete follow, sì. Oddio, non so adesso quanto. Vabbè, aspetta. Signori, è momento del lead ride. Anche questa sera andiamo da... Build dice che non gli piace, io dico che è il miglior contenuto che ci sia, però ognuno ha il suo parere. Confronto sull'ASMR, adesso è Build, se Build vuole entrare o anche tu vuoi entrare, sei benvenuto. Game, grazie per il follow e benvenuto carissimo, come stai? Sento dal letto, non lavoro, ci sentiamo, ciao, ciao, Biff.